alla difesa Andreotti. Ha finito, vero? La difesa di Calò, sì, prego, avvocato. Dico subito, in modo da consentire alle altre parti di valutare le domande che la difesa proporrà, che esse sono volte soprattutto a soppesare la credibilità del testimone. Lei ha già detto di essersi macchiato di molti delitti. Adesso io vorrei quantificare questa sua affermazione, incominciando con il chiederle quanti omicidi lei ha personalmente commesso. Guardi, io non mi ricordo con precisione quanto omicidio ho commesso, comunque io sono rinviato che mi stanno facendo tutti i processi di tutti i reati che io mi sono addossato. Sì, io la pregherei di rispondermi con sì, no e via dicendo. Sì, no, ma lei non è che mi ha detto sì, no. Allora, quanto non mi ricordo. Va bene, adesso vediamo, come abbiamo fatto anche in altre occasioni, di aiutare la sua memoria. Più di 5, meno di 5, più di 10, meno 50. Credo più di 5. Quanti? Più di 5. Più di 10? Credo più di 10. Più di 20? Ma la cifra è quella. Questi 20 omicidi sono stati materialmente da lei eseguiti? Materialmente commessi da me, oppure io ero in compagnia in cui ho partecipato direttamente. Lei è stato già sentito su questa circostanza e i numeri mi pare che non ne corrispondano. Siamo sicuri che sono soltanto 20 gli omicidi ai quali ha partecipato o dobbiamo distinguere gli omicidi materialmente eseguiti da lei da quelli ai quali ha dato un contributo? Cominciamo a parlare degli omicidi che lei ha materialmente eseguito. Sì, io parlo di quelli, una ventina di quelli che ho fatto io. Come li eseguiva questi delitti? Gli omicidi? Prego? Come li eseguiva questi omicidi? Che me lo dicevano e io li seguiva. Sì, ero no, in compagnia. Devo dire, usava le mani, le pistole, le bombe. Come li eseguiva? Presidente, potremmo avere una spiegazione sulla rilevanza ai fini della tenibilità riguardo all'uso delle mani o piuttosto delle pistole? Vogliamo... Come questo possa influire sulla credibilità? Non, sì, no, influisce, non riesco molto a coglierlo. Influisce molto sulla credibilità, perché poi avremo la possibilità di vedere se su questo punto dice o non dice la verità, producendo eventualmente sentenze definitive sulla esecuzione di determinati delitti. Mi lasci, abbia pazienza, l'ho detto prima che sono domande sulla credibilità e credo che la Corte sia interessata a conoscere anche la fonte di prova che ha di fronte. D'accordo? Vado avanti. No. Allora mi vuol dire come ha eseguito questa ventina di... Allora, le bombe servivano soltanto per l'estorsione. Per lei? Per lei? Estorsione, atti dinamitardi. Mi interessa gli omicidi. Dopo, le pistole servivano per gli omicidi, i fucili per l'omicidio, a volte anche le cordicelle servivano per omicidi. E lei ha usato qualche volta le cordicelle? Sì, signore. Sì, signore. Oh, e invece quali sono poi gli omicidi ai quali ha contribuito senza eseguirli materialmente, nel senso di non sparare, non applicare cordicelle, eccetera? Lei ricorda che io già le ho fatto questa domanda in un altro processo? Ricorda la risposta che mi ha dato? Ma guardi, io continuamente vado nei processi e non mi posso ricordare di tutte le domande. Se no, lei mi sollecita la memoria, lei cosa intende dire? Quelli che io ho parlato? No, che me lo no, hanno... no, quelli di cui ha parlato, quelli a cui ha partecipato, perché... E gliel'ho detto, una ventina, sapete, no, 22. I 20 sono quelli eseguiti materialmente, ma ce ne sono altri 60 o 70 ai quali lei comunque ha dato un certo contributo? Guarda, 60-70 io non l'ho detto mai, ho detto che ci sono altri omicidi in cui io, purtroppo per il lungo tempo trascorso, non mi ricordo, insomma... Ho indicato i punti, i luoghi dove sono stati uccisi qualche persona, però cioè, il numero ricorda, preciso io non ne... Non se lo ricordo, vero? Oh, lei ricorda che nel corso del processo di Palermo io le ho chiesto esplicitamente quanti omicidi ha commesso e ha confessato, e ricorda di avermi risposto 60 o 70? Guarda, non mi ricordo del ciò. Beh, non è passato molto tempo da allora, eh? Ma lei, io non mi ricordo la domanda come lei me l'ha posto. Non gliel'ho letta, ricorda quanti omicidi ha commesso e ha confessato? E la risposta io guardi, che ci ho detto. Guardi, tra omicidi, scomparsi, diciamo quello che io so, 60-70 omicidi. Ma anche di più, di quelli che io so, non quelli che ho partecipato io, che ho fatto no, io. No, 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 a me
degli altri, si figuri, abbiamo un repertorio di omicidi che è altro che 60-70, a me interessano i suoi. Allora? No, siccome il di più ne... Allora quindi possiamo dare per assodato che siamo a quota 60-70. Quindi... No, quale 60-70 lo sta dicendo lei. Io ci ho detto che per tutti, quasi, buona parte degli omicidi che io mi sono addossato, sono stato rinviato. Se l'avvocato ci vuole dire i rinvii, io non è che mi ricordo, io vado continuamente un giorno là, un giorno là, un giorno là, insomma, io ho più di 20 omicidi, questo è sicuro. Ho parlato di tantissimi omicidi così per averli sentito, però io quindi non capisco lei che cosa intende dire per 60-70. Insomma, lei ha ammazzato, lei ha ammazzato o ha concorso ad ammazzare 60 o 70 persone? Guardi, è una domanda che io non l'ho detto, io sempre mi sono tenuto sui 20. Perché lei deve dare risposte, non fare domande. Io le faccio. Quale domanda, avvocato? La domanda è questa: ha ammazzato 70 persone? Ma 70 lo sta dicendo lei, io per la quinta volta le sto ripetendo, si aggirano sui 20. Se dopo lei li vuole portare per forza a 70, faccia lei. Non è, scusi, ha detto di no, quindi rispondo. Ma io ho detto 5 volte che ci ripeto, una ventina, insomma. Mi deve fare dire per forza 70-80, faccia lei, insomma, tanto... Ma siccome l'aveva detto in un'altra circostanza... Tanto la donna... Ma mi legga la circostanza, non è vero niente che io ho detto mai 60-70, non esiste proprio. Avvocato Coppi, ricorda quanti omicidi ha commesso e ha confessato? No, Presidente, c'è opposizione... Mutolo, guardi, tra omicidi scomparsi, diciamo, quelli che io so, 60... Coppi, quello che dice ma quelli che noi. Io so, non quelli che ho fatto. Allora, incominciamo con le domande a doppio senso. Ora io rispondo con le domande a doppio senso. Per favore. Senta, signor Mutolo, cambi il registro con me. Cambi registro. È lei che lo deve cambiare con me il registro, non io. Senta Mutolo, stia attento a come parla, stia attento a come parla. Stia attento a come parla. Allora, senta, ricorda quando ha commesso l'ultimo omicidio? Guarda, l'ultimo ce l'ho detto, è stato il giorno prima di arrestarmi nel magazzino di Tatunello, che era un ragazzo che io l'ho indicato come un polpaiolo, uno che vendeva il polpo, in cui ho portato la circostanza che lo portò Enzo Sutera con Giovanni Saviani. E come ha ucciso questo signore? Come si è ucciso? Con la cordicella. Cioè l'ha strangolato? Strangolato, sì. Quando è avvenuto questo fatto, era già in corso il suo processo di pentimento? Avvocato, io sono iniziato la mia collaborazione nel 1992. Sì, ma siccome prima della mia collaborazione, tutti i verbali che le leggi, io non rispondevo mai. Se non rispondevo, io mi chiamo Mutolo Gaspare, ma non di quello che dicevo io, lo dicevamo tutti i mafiosi. Nessuno era mafioso, nessuno diceva questo. Ora lei è assurdo che mi dica che io nel 1982 stavo iniziando a collaborare. Non è questa, insomma, comunque, non è questa la domanda. Volevo sapere io una cosa, perché non ha risposto. L'avvocato gli ha chiesto quando ha commesso l'ultimo omicidio, cioè nel 1982. Ecco, 82. Il giorno, quindi nel 1982 io non stavo per niente collaborando. Ma non sto chiedendo se stava collaborando. Ma me l'ha detto però, già me l'ha chiesto. Se lei invece di rispondere a Macchietta riflettesse un istante prima di rispondere, io ho parlato di pentimento e ho chiesto se era già in corso quel processo di pentimento di cui lei ha parlato, perché lei ha detto che il processo di pentimento era in corso nel suo animo già da tempo. Nell'88, quando incominciano a uccidere la moglie di Giovanni Bontade, e se lei ha seguito le mie vicende giudiziarie sa che è l'88. Benissimo. Tra l'82 e l'88 lei era libero, era detenuto, ha avuto periodi di detenzione? Detenuto. Sempre detenuto. Sempre detenuto. Quindi era un po' difficile uccidere persone in quel periodo. Se capitava in galera anche per difendermi l'avrei certamente fatto. E quindi non le è capitato. Non è che mi posso scopolare. Senta, ora lei... non lo farei più, non è, è logico. E di questo siamo tutti contenti. Ora, vorrei sapere questo.
Lei ci ha detto che per tutti gli omicidi che ha confessato, che sono stati scoperti, lei è stato rinviato. Rinviato che cosa vuol dire? Rinviato a giudizio? E ci sono i processi in corso. Ci sono i processi in corso. Dal 1992, data del suo arresto, ad oggi, questi processi nei quali lei ha confessato la sua responsabilità si sono definiti? Ci sono state delle sentenze di condanna nei suoi confronti per questi delitti di omicidio? Se ho finito di dire poc'anzi che sono stato rinviato, cioè si stanno facendo i processi. E quindi? Nessuna sentenza ancora niente. Non è stata emessa nessuna sentenza. Ci può dire quali sono i processi attualmente in corso in relazione agli omicidi che lei ha confessato? Dove sono pendenti? Tutti nella Procura di Palermo. Tutti presso la Procura di Palermo. C'è stato già il rinvio a giudizio e quindi sono già in corso i dibattimenti o non, sì, si è aperto ancora nessun dibattimento? No, sono in fase di dibattimento. E presso quale autorità giudiziaria? È di Palermo. E che cosa? Tribunale, pretura, corte d'assise, dove? Ma non lo so, assise io credo, insomma. Ma lei non partecipa? Vero che sono ignorante, però prego. Ma lei non partecipa a questi processi? Guardi, ma, poc'anzi ho finito di dire che da giorno 12 a giorno 15 ho fatto 3 giorni di processo, appunto, per una, appunto, per una decina di omicidi. Quindi ho partecipato, perfetto. C'era il signor Rina Salvatore, c'erano tutti gli altri imputati. Benissimo, quindi lei sa qual è l'autorità giudiziaria che sta procedendo nei suoi confronti, ce lo vuole dire? Beh, ci sono 8, 10, 12. Avvocato, io tutti gli omicidi ce l'ho nella Procura di Palermo, cioè non detergiversiamo. Se la situazione della sezione della Corte d'Assisi attiene alla credibilità del teste. No, dottor Cardella, ci conosciamo troppo bene, non mi può far scendere su questo livello. Io voglio sapere se tutti i processi per omicidio sono attualmente al dibattimento presso la Corte Avvocato, d'Assise. Avvocato, ha già risposto, ha detto che sta facendo dei processi in una Corte d'Assise. Allora io voglio... Se siano tutti o no è un'altra domanda, ma lei ha chiesto quale autorità. Se lei abbia la pazienza, come io ho avuto io la pazienza, abbia la pazienza di farmi fare le domande. Lei la mia tecnica di esame ormai la conosce, no? Arriviamo piano piano alla verità. Adesso lei mi dica se tutti i processi per omicidio nei quali lei è coinvolti sono tutti pendenti di fronte alla stessa Corte d'Assise, se ce ne sono alcuni che non sono stati ancora fissati e via dicendo. Abbia la compiacenza di rispondermi su questo punto, che credo non sia di difficile, visto che lei è il primo. No, io in diversi processi sono alla Corte d'Assise di Palermo, però io ora non è che so i magistrati, l'ultimo credo che sia il presidente scaduto, l'ultimo. Però fra un mese, se lei me lo chiede, che io faccio altri 20 processi, non è facile che me lo ricordo. Man mano che si parla, perché io continuamente, cioè mentre lei c'ha un processo soltanto, io ho centinaia di udienze e centinaia di domande che mi fate gli avvocati. Senta, quindi io ho i processi, ce l'ho a Palermo. Senta, logicamente sono nelle corti d'assise, sì. Perché gli omicidi si fanno nelle corti d'assise, né tribunale, nemmeno nelle proture. Quindi, senta, mutatis mutandis, io sono importante tanto quanto lei nel mio campo e quindi non c'ho un solo processo e me li ricordo quelli che ho. Quindi cominciamo a stabilire questo, eh? Io non è che c'ho un solo processo, però me li ricordo, guarda caso. E io mi ricordo pure, ma allora se lei mi fa le domande specifiche io ci rispondo. Le osservazioni però non fanno parte di un esame testimoniale. Cerchiamo di... Ma neanche il teste può permettersi di farsi osservazioni su di me. Abbia pazienza, signor pubblico ministero. Se andiamo avanti così non andiamo avanti però. No, Presidente, andiamo molto e allora avanti. Cerchiamo di andare avanti. Credo che la Corte impari in questa maniera a conoscere. Cerchiamo di andare avanti. E allora la domanda è sempre quella. Io voglio sapere se ci sono processi ancora non fissati, ecco, o se sono rispondere. Stati tutti fissati e tutti pendenti. Sono tutti al dibattimento o c'è qualcuno in istruttoria? Ma io credo che qualcuno in istruttoria ci sarà. Ma non lo so, perché io non è che ho un procedimento. A me l'avvocato Ligotti più di 6 mesi fa mi ha detto: Mutolo, lei è stato rinviato per 4 omicidi. Mutolo, lei è stato rinviato per 6 omicidi. Risposto, ho capito. Cioè io non è che ho un processo, un procedimento. Io ho tanti procedimenti. Va bene, ha risposto. D'accordo. Senta, noi abbiamo appreso questa mattina che fino alla data della sua collaborazione lei ha trascorso parecchio tempo in carcere. Quindi complessivamente, perché abbiamo sentito di frammenti, periodi di qua, di là e via dicendo, complessivamente dal momento della sua affiliazione a Cosa Nostra
al giorno del suo arresto e dell'inizio poi della collaborazione, l'ultimo arresto e poi la collaborazione, quanto tempo ha passato in carcere? Quindi dal 1973 al 1992, quanto tempo ha passato in carcere? Allora, a me mi hanno arrestato il 26 luglio, guarda, io la penna non ce l'ho in mano, io ci posso dire, a me mi hanno arrestato il 26 luglio del 1976, dopo che sono stato combinato nel 73. Sono uscito per la prima volta il 5 febbraio del 1981 in permesso. Quindi sono 15. Maggio 81 ho avuto la semilibertà. Quindi sono 15 anni. D'accordo? Quanto? Dal 76, ah no, 5 anni. 76, 5 anni. Poi dopo l'81. 5 o 15, avvocato, 5, mi sa. 5. Ah, poi quindi sono uscito, diciamo, nel, il 5 febbraio, dopo mi hanno dato a maggio la semilibertà, nella fine dell'81 la condizionale, comunque mi hanno riarrestato a giugno dell'82, il 17 luglio del 1900, e sono uscito il 10 o l'8 settembre del 1988. E sono altri 4 anni, diciamo. No, e quindi più, 9 anni dopo? Di più, credo. Dopo sono andato in Toscana, mi hanno arrestato dopo alcuni mesi per 15 giorni, perché la polizia aveva trovato un pacchettino di proiettili dentro la macchina. Sono uscito dopo 15 giorni, dopo mi hanno arrestato perché mi hanno trovato delle armi e $1 milione ed ero sospettato per altre cose. Sono uscito a scadenza termine dopo 6 mesi. E dopo mi hanno arrestato il 15 agosto del 1991. Adesso veniamo al periodo precedente, il 1976. Prima del 1976, per esempio, dal 1960 in poi, io non so la sua età. Sì, no, no, ma se lei ha detto che è un amatore dei miei atti processuali, saprà che io ho detto diverse volte che a me mi hanno arrestato per la prima volta maggiorenne a 20 anni, perché prima ero un ragazzino. E quando è avvenuto? Nel 1960 sono stato arrestato per furti e associazione. Senta, e quindi quanto dobbiamo aggiungere a questo che adesso abbiamo appreso? Ma guardi, dobbiamo aggiungere quasi 3 anni, dopo è venuto l'amnistia del 63, credo, sono uscito e dopo alcuni mesi mi hanno riarrestato sempre per furto, insomma, tentata rapina e altre cose. Quindi sono uscito nel 67. Dopo sono stato di nuovo in galera per associazione mafiosa con Ricco Bono ed altre persone del Dipartamento Mondello. Sono uscito intorno al 73. Senta un po', ma perché lei, ed è una contestazione, perché lei nel verbale dell'8 ottobre del 1984, quindi 84, ha detto che dal 1960 ho trascorso oltre 21 anni in carcere? Perché insomma, dal 60 all'84 è una bugia per lei questo, perché se lei somma le date non arriviamo a 20 anni. Dal 60 ho sbagliato qualche mese, qualche anno, insomma, allora sono bugiardo perché ho sbagliato nel fare la somma. Senta, signor Mutolo, stia buono. Beh, c'è questa contestazione rispetto a questa. Signor Presidente, io sto elencando, cioè, ma noi parliamo di cose di 40 anni. Io ho subito tutti i condoni, tutte le amnistie, perché sono stato sempre un detenuto modello. Io la non prego che... di richiamare il testimone. Per favore, scusi avvocato, la domanda era, lei ha indicato i periodi in cui è stato in carcere? Sì, e io ho fatto questa elencazione che sicuramente una ventina di anni io l'ho fatto. No, mi faccia parlare, ha parlato di circa 21 anni di carcere. Ma già nel 1984, cioè lui interrogato nel 1984... ha detto che dal 1960 all'84, quindi nell'arco di 24 anni, 21 li aveva passati in carcere, non 21 adesso. Ma guardi, già nell'84 ne aveva passati 21 in carcere. Avvocato, non è esatto, quello che dice lei non è esatto. No, no, sì, no, quello che dice lei non è esatto. Per favore, scusate, c'è una contestazione sul verbale. Io l'ho letto,
Potrà essersi sbagliato lei, ma no, non no, 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 contestazione sul verbale. Lo dica in termini giusti, signor Presidente. Vogliamo calmare gli animi. Ieri all'imputato di reato connesso San Giorgi si è consentito di parlare con tono agitato, di rivolgersi al pubblico ministero con tono arrogante. Vogliamo calmare un pochino, perché non è il caso di agitarsi. Ma non è possibile che un testimone che ha confessato 20 omicidi si rivolga nei miei confronti in questi termini. Io sto leggendo quello che lui ha professore, dichiarato. Sono d'accordo con lei, però in quest'aula e in altre aule abbiamo assistito anche a comportamenti. Purtroppo le regole non vengono più rispettate. Abbiamo assistito ieri a San Giorgi che ha parlato con un tono arrogante e direi anche maleducato, rivolgendosi al pubblico ministero, insomma, quindi tolleriamo tutto. Ma sembra che abbia più diritto a tutele questo signore che non un avvocato che fa il suo mestiere. Ma anche il pubblico ministero ha diritto a tutela, no? Avvocato Coppi, non esiste, scusi, lei ha fatto una contestazione, il testo ha risposto in un certo modo a questo signore di rispondermi così. Ma lei non deve rispondere, non deve rispondere ovviamente. Ma l'avvocato non è che gridando pensa di avere ragione. La contestazione in un altro modo. Poi vediamo se sono pertinenti o no ai fini della credibilità di questo signore le domande. Avvocato, non lamenta su questo, sono presente, io ho detto 100.000 volte nelle aule, prima che uno, c'è un mafioso, ai fini della sua discolpa, può dire tutte le bugie che vuole, ma noi stiamo parlando che io non è che sono un collaboratore. Nell'84, avvocato Coppi, se lei si permetteva di parlare così, già che non si avrebbe permesso lei. Va bene, nell'84. Lei non si avrebbe permesso nell'84. Ma lei sta parlando di un periodo diverso in cui siamo ora qua. Per favore, lei non può rispondere. Signor Presidente, ma mi scusa, noi stiamo parlando di due periodi diversi. Di due. Scusate, perché un avvocato parla con me. Mi stia a sentire, per favore. Lei deve solamente rispondere alle domande. Se non le sta bene quello che lei risponda alla domanda, a volte Presidente, può rispondere, però bisogna invitare anche il difensore a tenere un atteggiamento consono, anche nei è una persona che sta rispondendo. Non alzi la voce e non si arrabbi. Ma lei ha sentito non alzi la voce e non si arrabbi, evitiamo di fare le gazzarre. Avvocato Coppi, la prego. Io vorrei sapere se qualcuno avesse detto, Presidente, mi consente. È stato detto anche di peggio nei confronti del pubblico ministero. Non alziamo la voce e non si arrabbi. Se qualcuno guardi, il problema è che lei voglia reagire o meno. Avvocato Coppi, senta. Avvocato Coppi, mi scusi. Avvocato Coppi, mi scusi. Lei continui. Perché... No, mi faccia la cortesia, perché sennò qui la polemica non finisce più. Io sospendo l'udienza. La riprendiamo tra mezz'ora e poi ricominceremo. Presidente. Io la risospendo e andiamo avanti. Ma così. Lei ha sentito cosa però ha detto questo signore? La prego. Questa è una minaccia che lui ha rivolto nei confronti di ho richiamato il mutuo. Lei continua a fare le sue domande, lei faccia le sue risposte senza bisogno di aggiungere e togliere, senza però per cortesia, prego. Minacce che poi mi fanno un baffo di qui e un altro di lì, come me l'avrebbero fatto 20 anni fa, signor Muto. Prego, prego. Per sua farlo, coscienza e conoscenza. Non si possono tollerare queste polemiche. Bene, Presidente, a questo punto, a questo punto io prego che lei metta a verbale che io presento denuncia nei confronti del signor Mutolo per ciò che ha detto. Poi vediamo se possiamo andare avanti, chi è che deve tollerare o non tollerare. Abbia pazienza. Posso andare avanti? Lei ha detto, perché così mi risponderà, lei ha detto in un verbale acquisito agli atti e che quindi io leggo ai fini di contestazione, esattamente l'8 ottobre del 1984, rispondendo alle domande del giudice, non si riesce bene a capire, comunque con la presenza del sostituto procuratore Sciacchitano, lei ha detto di essere stato detenuto per 21 anni dal 1960 al 1984. Detto 84, scusi. E io ci ripeto di nuovo che dell'84 io ero un mafioso e mi comportavo da mafioso e lei questo non lo vuol capire. È inutile che insiste. Non faccia delle. Lei ha detto, per cortesia, lei ha detto che quello che ha scritto non è vero. Basta. Ma se è scritto, sono presente, ma che cosa mi si domanda?
lui mi deve contestare l'avvocato cose oltre il 1992. Se io dopo il 1992 dico una cosa, l'avvocato è giusto che me la contesta. Basta che le risponda, non deve fare commenti alla risposta. Se il signor Pippo Calò a tuttora dice che non mi conosce, insomma, è possibile questo? Io voglio sapere se nel 1984 lei aveva già trascorso 21 anni in carcere. Ah, era questa la domanda. Ma non mi ricordo. Ma nell'84 non mi ricordo ciò che ho detto. Lei non si... Ma lei si ricorda adesso se nel 1984 aveva già trascorso 21 anni in carcere? Guarda, avevo, se vuole possiamo elencare i periodi con esattezza. Ricominciamo. Però ricominciamo. Se mi dia una penna io insomma elenco io. Presidente, così ora io devo stare attento perché sono in una posizione in cui devo dire io la verità e quindi non mi permetto, se non sono sicuro, di dire una cosa. Ma nell'84 io mi potevo permettere di dire tutto quello che volevo, che ero Tantalichieri, che scrivevo poesie eccetera eccetera. Nell'84. Io non mi dico, io quello che ho detto nell'84 in uno dei centinaia di verbali che continuamente i giudici mi facevano a me, quindi io facevo anche il mattarello, io non lo so, cioè io non è che posso leggere nella mente dell'avvocato. Non è questo il problema. No, è questo, ora ci faccio vedere che arriva. No, non è questo il problema. Lei può dire: non è vero che nell'84 avevo trascorso 21 anni, oppure è vero che non... dica solamente questo. È tanto semplice, non c'è bisogno di spiegare molto. Ma devo io dire, credo che non è vero che oppure non mi ricordo se nell'84, punto e basta, non c'è bisogno, ha capito? È una cosa molto semplice. Se lei risponde come continua a rispondere in quel modo, l'avvocato continuerà però a fare questo tipo di domande. È importante sapere che nell'84 avanti, non era nulla. Ma nell'84 io non mi ricordo non se erano nulla. 20 anni per favore, oppure 19 anni. Non ci serve a niente. Per cortesia. Signor Presidente, ma io non mi ricordo, cioè io appunto, dicendo non mi ricordo. Può rispondere, non si ricorda. Non mi prego. Ricordo, l'ho detto poc'anzi. D'accordo. Lei nel periodo, nei 21 anni che ha passato in carcere fino al 1984, ha avuto occasione di parlare con altri detenuti di cose di mafia? In quale periodo? Quasi in tutti i periodi, perché... No, nei 21 anni che ha passato dal 60 all'84. Presidente, c'è opposizione, questa la premessa. Se lei ha passato i 21 anni, così negli dice. Anni che ha passato in carcere dal 1960 all'84, parlava di cose di mafia con altri detenuti? Ecco, allora io devo spiegare alla Corte, come? Io non è che posso dire una... Si può rispondere con allora, un sì, con signori, io intorno al 1965... quindi molto prima dei 20 anni trascorsi, io ero molto amico che Irina Salvatore aveva una simpatia per me, insomma, che andava al di là delle cose normali. Tanto che io ero l'unico detenuto palermitano, cioè cittadino, perché noi a queste persone li chiamavamo i verdane, cioè dei paesi. Invece io ero un cittadino, io ero l'unico cittadino che potevo stare nel braccio dove c'erano questi famosi verdani, cioè tutti di Corleone, tutti di San Giuseppe, insomma, che allora c'era la famosa associazione di Ligio e di Navarra, insomma, erano quasi. Più c'erano diversi detenuti dei vari paesi. Io in quel periodo mi trovo in galera con Erasmo Valenza, il sindaco che c'era a Borgetto, che è scomparso, con Salvatore Lamberti, che ora è in America, con Cetto Pietro Gianvalbo ed altre persone che ci conosciamo, insomma, da ragazzi, insomma. Quindi il periodo che io parlavo, non io parlavo di mafia perché io non potevo parlare di mafia, cioè cose intrinseche di Cosa Nostra, però quando io ero con questi personaggi e con Cetto Giovanni Bonventre, parente di quel famoso Rimi e dopo di Badalamente, a volte diciamo il Valenza, almeno se questo è il riferimento, perché solo questo potrebbe essere, con Salvatore Lamberti e con questo Giovanni Bonventre, parlavano di cose di quando c'era, diciamo, la banda di Giuliano, che erano contrari, diciamo, a uccidere la prima persona, perché dopo il primo omicidio, dopo si scatena una ruota che è difficile fermarsi. Però io non è, innanzitutto che in quel periodo ero piccolo, va bene, quindi cioè non ero un mafioso e quindi potevo parlare di mafia. Quindi però io ho assistito, perché a me avevano una fiducia immensa, perché era una fiducia, perché per comprendere questo
Cioè, quando c'è un personaggio che rispetta a un altro personaggio, queste cose si trasmettono un con l'altro. Di me avevano fiducia perché io ogni volta che mi avevano arrestato, anche se per furto, anche se per rapine, io avevo detto sempre non ne so niente, anche se c'erano persone che mi facevano la chiamata di correre, quindi ero io un personaggio rispettato. D'accordo. Quindi se il riferimento a questo, io ascoltavo, ma non è che io ne parlavo, nel senso che... Ma l'oggetto di questi discorsi era un oggetto specifico o lei di cose di mafia parlava in linea generale? No, no, io di cose in generale, cioè io ascoltavo perché ero in mezzo ai mafiosi e quando parlavano di cose di mafia di me non si guardavano, ma io ripeto, non potevo parlare di argomenti di mafia, io non è che potevo dire uscendo vado a uccidere al tizio. Sì, ma oppure... voglio sapere, l'oggetto di questi discorsi che lei ascoltava era specifico e quindi si parlava di fatti puntuali. Guardi, io non mi posso ricordare dopo 30 anni specifico. Io ci ho detto, siccome c'è un verbale in cui io parlo di questi discorsi, in cui io narro la mia storia e mi ricordo che in quel periodo, 1965, cioè sono 23 anni fa, 28 anni fa, ma come faccio a ricordarmi tutti? D'accordo. Allora noi chiediamo che venga allegato il verbale 8 ottobre dell'84 e sotto due profili. Uno, nella parte dove egli afferma che dal 1960 ho trascorso oltre 21 anni in carcere, trascorsi quasi tutti a Palermo. E poi nella parte in cui aggiunge, naturalmente in carcere ho conosciuto tanta gente, tra virgolette, anche perché sono un tipo socievole ed allegro. Si parlava sì di cose di mafia, ma, ancora aperte virgolette del giudice che verbalizza, e quindi dobbiamo ritenere che così sia, ma in linea generale, d'accordo? Quindi mi permetto di chiedere l'allegazione del verbale. Va bene. Poi ricordatevi alla fine tutti i verbali di cui si è fatto riferimento, come al solito. Ricorda quando ha sottoscritto il programma di protezione? No. No. Ricorda di aver comunque comunicato all'ufficio del pubblico ministero che in quel momento stava procedendo, precisamente quello di Palermo, di aver sottoscritto in quei giorni in cui veniva interrogato, poi le dirò la data, ma intanto incominciamo a stabilire se lei ricorda di aver comunicato all'ufficio del pubblico ministero di aver sottoscritto il programma di protezione? Avvocato, ma lei lo sa come si trascrive il programma di protezione? Cioè, a me me l'hanno comunicato, io l'ho firmato e ho ringraziato i giudici alle guardie, cioè io non capisco cos'è tutta questa... No, la domanda sembra diversa. Che l'ho fatto io. Scusi, voleva sapere l'avvocato se lei l'ha detto al PM che aveva sottoscritto un programma di protezione. La domanda è semplice. Sì, sì, mi ricordo perfettamente che l'ho ringraziato, ma non ai PM, oppure, ma allo Stato, perché lo Stato era un pochettino molto, diciamo, più propenso per come sembra che è orientatore. Io ho ringraziato i giudici perché credo che dal momento in cui stavo collaborando a quando ho firmato il contratto erano passati non più di 3 mesi, insomma, e quindi ho ringraziato ai giudici di dire grazie, vedo che lo Stato, insomma, fa seriamente per questa lotta contro la mafia. Ma so presente, ma io lei era soddisfatto? Ora mi scusi se io mi posso ricordare dopo 5 anni tutti i verbali, insomma, ora è possibile un intervento? Lei era soddisfatto di questo programma di protezione? Ma guardi, io o ero soddisfatto o non ero soddisfatto. Io ero soddisfatto principalmente perché vedevo lo Stato veramente reagire, diciamo, a questa pressione che aveva la mafia, perché in nessun periodo che io mi ricordavo lo Stato stava reagendo per come stava reagendo nella fine del 92 verso la mafia, quindi io ero contento per questo. D'accordo. Non è che mi interessava a me il programma d'accordo. Di no, a me, io non è che ho letto il programma di protezione o attualmente io so cosa significa programma di protezione. Quindi lei non ha io non ho letto mai il programma di protezione con gli articoli come articoli. Io so che mi hanno detto hanno accettato il tuo programma grazie, cioè logicamente perché ho visto, ma era una cosa che se ne parlava, ecco, lo Stato, perché era periodo estivo, quindi... E c'è qualcheduno che ha curato per lei nel suo interesse la stesura di questo programma, o comunque che ha concordato questo programma,
o è stato tutto deciso dallo Stato e lei si è limitato? Guardi, io non lo so, io non è che potevo entrare in queste cose che fa lo Stato, ma io sono un collaboratore, io avevo tutta l'intenzione di collaborare. Certamente io prima ho voluto parlare e stavo parlando della mafia, non mi volevo impalagare nei processi. Scusi, che sicuramente sarebbero nati dei polverone, quindi tutto il discorso è qua. Più di una volta mi dicevano di parlare di alcuni processi. Presidente, abbia pazienza, io gli ho chiesto solo se qualcuno ha per conto suo trattato, basta che risponda sì. Ma io non la capisco come parla. Lei mi deve mettere a me in condizione che io capisco a lei quando parla. Scusi, prima di rispondere allora chieda quello che, se non ha capito. Se non ha capito io glielo rispiego. L'avvocato le ha chiesto: il programma di protezione è una sorta di contratto, no? Nel contratto, quando lei compra una casa, ci possono essere delle normative. Ecco. Sì, io l'ha letta, dice non l'ho letta. Non c'è l'ho qualcuno letto. Che le ha stilate per lei o ha curato per lei? Tutelato i suoi interessi facendo questo contratto. Guardi, con lo Stato? No. Questa, solamente questa è la domanda. No. Scusi, ma abbia pazienza. Ma lei quindi ha firmato questo contratto senza neppure leggere che cosa c'era scritto dentro? Sì, sì. Quindi lei non ha, per esempio, comunicato quanti erano i suoi familiari che secondo lei avevano bisogno di protezione? No. L'ha scelti lo Stato per conto suo? No, perché sono venuti in alcuni periodi particolari che alcune persone si sentivano minacciate, quindi non è che ci fu uno scambio di merci come vuol far credere lei. No, c'era in un periodo che quello si sentiva minacciato. Io, guardi, allora la polizia, che non voglio far credere proprio niente, io le sto facendo le domande e le domande io rispondo come meglio credo che sia, cioè la cosa più giusta. Io se le dico io che non ne ho letto, perché a me in quel momento non mi interessava. Cioè a me mi interessava mandare in galera tutti i mafiosi. Per favore, per la prego. Benissimo, per favore. Benissimo. Oh, lei quindi non ha neppure svolto trattative di carattere economico? No. Quindi non sa neppure quanto lo Stato aveva deciso di corrisponderle mensilmente? No. Quindi non ha ricevuto neppure o non sa di aver ricevuto dei contributi in quel momento? No. I famosi 300 milioni di cui lei parla, o 400, quando allora le sono stati corrisposti? E come? In che forma? Prego, non ho che tre o quattro? Almeno lei lo sa di... Io le dico tre e sono tre. Benissimo. Dopo se lei dice quattro faccia vai. Io le dico tre. Vabbè. Quando li ha ricevuti questi tre? Questo almeno lo sa di averli ricevuti questi tre? Sì, c'è stato un periodo in cui si parlava, perché non è che servivano per me, diciamo, nel senso, perché io, per come vivo io, insomma, è un po' difficile che, anche se avrei miliardi o centinaia di mila lire, di poterle spendere, ma servivano perché chiunque domanda, c'ha. No, ma mi faccia quando, parlare, perché per una cosa domanda, così articolata è giusto che mi abbia la pazienza di ascoltare. Tu, cioè io ho figli, io ho nipoti, io ho, insomma, io ho una famiglia. Ma quando? Credo verso ottobre, novembre, perché la commissione. Ottobre, novembre di che cosa? Di due anni fa. Ah, ottobre, novembre di due anni fa. Cioè nel 95. Del 1995? Sì. Due anni fa. E quindi tre anni dopo la sua. Guardi, decisione io ora non ne tre anni, io le sto dicendo due anni fa, nel mese di ottobre, va bene, lo Stato diede ai miei familiari, che i miei familiari avevano circa 200 milioni, dovevano prelevare un'attività. Per poter vivere, diciamo, tutte queste persone, si è fatto la richiesta a dire noi abbiamo tolto, abbiamo in una struttura che sembrava in un qualche senso, diciamo, protetta, buono, perché sono dei lavori interni, insomma, però ci vogliono tolti. Allora lo Stato, insomma, lo Stato, non so se devo dire Stato, se quindi devo dire commissione. Quindi questo è avvenuto a distanza di tempo da quando lei ha incominciato a collaborare. Signore, quando, diciamo, in qualche modo i miei figli si sono stufati, io logicamente mi ricordo che qualche volta mi lamentavo con qualche giudice, non per me, perché io so di avere sbagliato, io lo so che ho sbagliato, che devo pagare. Ma io guai se avrei partito con l'intenzione di non pagare. Senta, si ricorda? No, sono presente. Io sono stato uno dei primi, il primo collaboratore in cui io ho collaborato addossandomi prima quello che ho fatto io.
Cioè, mentiamo a questo punto. Cioè, io non è che ho cercato cose per me, ho detto soltanto io ho dei figli. Mezzanotte? Perché questo no, mezzanotte, anche l'alba. Io ho dei figli, a me mi interessa dare un avvenire ai miei figli. Scusi. Abbiamo introdotto questo tema e quindi quando? Se lei fa delle domande lui deve anche spiegare. Ma la domanda è quando, Presidente? Ce l'ha spiegato, ma ci ha detto anche perché. Perché sembra che con i soldi io vada a bellegliatura, ma non è così. Era un lavoro per i giovani studenti che hanno studiato tutta la vita e che lavorano. Benissimo. Grazie allo Stato. L'ha avanzata di allora, di due anni fa. Va bene, va bene. L'ha avanzata lei. Avvocato Coppi, la prego. Ma davanti. L'ha avanzata lei la richiesta di questo? L'ho avanzato io, logicamente. Hanno fatto gli accertamenti. Ora non mi dica chi, perché io non gli ho fatto io gli accertamenti. No, la richiesta di questo contributo eccezionale e speciale è partita da lei, dai suoi familiari o da una persona che lei aveva incaricato di rappresentare questa esigenza allo Stato? Questo lo saprà. Presidente, c'è opposizione sulla qualifica di eccezionale o speciale, è una forma di, beh, di contributo. Che è l'unico che ha avuto. Che sia eccezionale è una qualificazione. Che no. Questo contributo una tanto. Non dimentichiamo poi tutte queste domande e verifichiamolo volta per volta, sono finalizzate alla credibilità del test. Sì, certo. Vediamo se hanno attinenza con la credibilità del test. Certo. Prego, prego. Anche perché le domande, sa, non è che gliele posso fare tutte in una botta, vedrà quando le farò le prossime domande se queste hanno o non hanno un senso. Quindi la domanda era, è stato lei stesso ad avanzare questa richiesta, sono stati i suoi familiari? Io ripeto, dopo alcun periodo in cui io ho saputo di mia moglie che i miei figli stavano in uno stato di abbandono, tutta la giornata che giocavano ai computer, tutta la giornata che stavano dentro, io tutti i giudici che venivo, l'unica cosa di sfogo che avevo, io vorrei vedere almeno i miei figli. È stato lei? Sì. Ecco, ma dica, sono stato io. Ma io non lo, cioè io non capisco, cioè se l'ho scritta io non nemmeno so come scritto, cioè è logico, io ho avanzato la domanda ai giudici. Senta, lei ha già detto prima di aver comunicato ai giudici, ai pubblici ministeri dell'ufficio della Procura di Palermo di essere stato ammesso al programma di protezione e di aver espresso il suo compiacimento per tutto questo. Lei ricorda se subito dopo aver comunicato all'ufficio del pubblico ministero di essere stato ammesso al programma di protezione le è stato chiesto dal pubblico ministero di parlare dei rapporti tra mafia e istituzioni dello Stato in quella stessa occasione e immediatamente dopo? In quella stessa occasione e immediatamente dopo. Prima e dopo. Come? Prima e dopo. E dopo. Quali sono i proventi economici che lei ha ricevuto dai delitti che ha commesso? Dai delitti che ha commesso, quale guadagno ricavava? Se qualcuno ci dice che uno dei delitti, cioè delitti che significa? Omicidi? Se qualcuno dice che anche, uno fa... Anche sequestri di persone, estorsione, ingiuria, calunnia, falso in bilancio. Delitti. Ah, falso in bilancio. Cioè, non delitti, omicidi. No, allora, delitti per me sono omicidi, niente. Quelli si facevano probabilmente perché ci sentivamo in dovere di farli, di sacrificarci, insomma, rischiando la galera, eccetera, eccetera. Se si facevano le estorsioni, si facevano per i soldi. Se si facevano le rapine, si facevano per i soldi. Se si faceva il contrabbando, si faceva per i soldi. Tutto quello che si faceva, soltanto gli omicidi, non c'erano profitti. Tutte le altre cose, c'erano i profitti. Il suo guadagno medio da questa attività criminosa, esclusa gli omicidi, mensile, per esempio, o annuo, qual era? Quanto guadagnava lei? Come ma dipende i periodi. Insomma, c'erano periodi... Cioè, dal 73 al 76 che io facevo delle puntate, diciamo, davo dei soldi ai napoletani perché il grosso traffico, diciamo, si svolgeva a Napoli, gestito da Michele Zazza e da Ciro Mozzarella con i vari turni che c'erano. Dopo, nella fine del 75, prima del 76, si incominciò un altro ciclo di delitti, quelli della droga, in cui il Gaetano Badalamente ci informò famiglia per famiglia che potevamo fare delle puntate, non più, diciamo, in una misura misurata, perché, diciamo, con le sigarette si doveva vivere tutta la mafia, quindi era un provento che ci facevano avere sui 2 milioni al mese, cioè un mensile molto alto allora, tenendo conto allora.
più c'erano le estorsioni, più c'era qualche rapina di qualche gioielliere che si faceva. Dopo, quando si entrò nella droga, invece uno poteva vendere i soldi a piacere, i 10 milioni, i 20 milioni, i 30 milioni, i 50 milioni. E quindi questo è il periodo... Al mese? Sì signore, al mese. O a turno, che poteva passare un mese, poteva passare 40 giorni, o due mesi, o 20 giorni. Dopo, nell'81 in poi, io ho avuto, diciamo, uno dei traffici più importanti, diciamo, in mano, in cui avevo fatto delle conoscenze con il Combachimmi, quello che poc'anzi un avvocato mi ha chiesto, in cui il signor Calò lo sa e l'ha tastato anche lui, i soldi, in cui, diciamo, tutti i cinesi mi portavano la droga a me in Italia. Quindi allora io non è che potevo fare i conti se guadagnavo 100 milioni a settimana o ogni due giorni. D'accordo. Più droga c'era, più soldi, insomma. D'accordo. Dal momento del suo arresto, parlo dell'ultimo arresto, quello del 1991, ecco, tutti questi guadagni sono cessati. Guardi, io ci sono delle dichiarazioni mie, verbali mie, insomma, che io ho fatto nelle varie precure. Allora, quando mi hanno arrestato a me nell'82. No, parlo del 91. Sì, no, un attimo che mi riallaccio all'82 per vedere di quantificare i beni che avevo. Io avevo 30.000 metri di terreno nella discesa di Valdese, che era uno stocco di terreno di 160.000 metri, dato dall'ingegnere Cuccia, e dopo avevo un 3.000 metri sopra la montagna di Spina Santa a Partanna Mondello, avevo una società con il cugino di quella persona che lavorava per Calò, di Faldetta, di che si vendeva rubinetteria, tutte cose di queste. Più ero in società con i Michalizzi Michele, i Michalizzi Salvatore e con i fratelli Caravella, e in società a 50% ciascuno, tre fratelli con noi tre mafiosi, diciamo due palazzi che si stavano facendo in via Ammiraglio Cagni e si sono fatti, di 36 appartamenti più il garage. Dopo l'arresto mio del 1982 e dopo la morte di Rosario Riccobono, che viene a novembre dell'82, quindi questi beni mi vengono un pochettino confiscati dei mafiosi, diciamo, che ecco perché nasce un pochettino la mia titubanza, perché io nel richiedere, e mi riallaccio quando il signor Calò dice che si stranizzò che io ci ho chiesto, ma non è vero che io ci ho detto i miei figli sono senza scarpe, io mi lamentavo con il signor Calò per dire ma come mai io chiedo di avere i miei soldi e mi dicono quando esci, dice perché hai problemi, e ci ho detto no, perché vorrei regalare. Ora si stava avvicinando una pesticciola e lui si è messo a disposizione a carattere personale, perché sapeva che magari c'era dietro qualche cosa che non andava tanto bene. E quindi io nell'82 ero ricco, cioè stavo benissimo, non è che mi occorrevano soldi. Aspetta, nel 91 io dopo... Scusi, io non gli avevo fatto questa domanda, non mi interessava, ma a questo punto, prima di passare al 91... Lei vorrà essere così cortese da spiegarci quale attività lavorativa lecita svolgeva che le abbia consentito di accumulare questo invidiabile patrimonio immobiliare. Guardi, io intendo dire attività lecita per me era la costruzione, che avevano altri costruttori, cioè per me, per me anche fare qualsiasi cosa, cioè vivendo in quel contesto, mafiosi a Palermo, cioè per me era tutto lecito, cioè per me era illecito se io mi appropriavo di un milione di una persona che lavoravo, ma se c'era un industriale io ci potevo togliere 100 milioni, 200 milioni, per me era una cosa lecita, cioè, ma era una mentalità distorta che si aveva, io lo riconosco, ma la realtà è questa dei mafiosi, cioè... quindi il denaro per costruire questi immobili eccetera era di provenienza, venivano tutte della droga. Benissimo. Vi sono stati confiscati questi beni? Non lo so, io non ho niente. No, io l'ho dichiarato che c'avevo che sono... queste cose, io non so che. Io non ce l'ho. Beh, grazie. Non ce l'ha, ma perché le risulta che siano stati. Non lo so, può darsi che la procura. Ora io ci dico può darsi, si può dire può darsi. Cioè può darsi che la procura non ha avuto tempo di confiscarli, di far indagare. Io non lo so, io ho dichiarato quello che avevo. D'accordo. Io non ho niente, insomma. E ha anche dichiarato
che tutti questi immobili sono stati costruiti, come ha dichiarato oggi, con denaro proveniente dal traffico delle sostanze? Ma guardi, credo di più, perché io addirittura portai anche che l'appartamento che ho in via Cagni, quella dove è stata sempre mia moglie intestata a mia suocera, viene fatta da un primo sequestro che io faccio intorno al 74. Ma io non ho nessuna remora a dichiarare, perché io non ho niente, io ho la mia, diciamo, coscienza, che se un giorno mi potrò guardare in faccia senza rimpiangere il passato, senza avere vergogna di quello che ho fatto prima, va bene, è questo. Ma io non è, insomma, che ho celato gioielli, tesori, io non ho niente. Lei tutte le domande che mi fa io li faccio tranquillamente, perché io so che ho sbagliato, dovrò pagare, ma io sono qua. Lei attualmente è in stato di detenzione? Sì, signore. Che vuol dire? Detenuto in carcere, quindi? No, sono a semilibertà, agli arresti domiciliari, guardato, per come le vedi. Ora ho 4 anni di custodia, ma fuori a volte a rotazione c'erano anche dei 12. A 5 anni che io sono in queste condizioni, non ho avuto mai un richiamo, perché io l'unica cosa che faccio è dipingere e basta. Lei può uscire dagli arresti domiciliari? Sì, ho alcune ore per andare a fare la spesa. D'accordo. Ci può dire quali cariche lei abbia avuto in Cosa Nostra? Ma l'ho finito di dire poc'anzi, io ero un strettamente amico di Riccobono. Cariche ufficiali, capo decina, capo famiglia, commissione. Io ero strettamente amico di Riccobono, che fino nell'82 si abitava assieme con le famiglie. Nell'ultima elezione che si fece nella famiglia di Partannamondello, così Riccobono, per riconoscenza, dice: ma prendete la decina per parlare. Ma guardi, io non sono uno che mi metto il fiore all'occhiello e quindi io posso dire che non ho avuto mai cariche, insomma. Ma non perché non ho avuto mai cariche, perché tutti mi conoscevano che io ero, se dovevano parlare con Riccobono ed io ero fuori, parlavano con me, io non è, insomma, che dovevo parlare. Ne ha già parlato stamattina col pubblico ministero quando gliel'ha chiesto. Sì. Senta, lei ha parlato di rapporti correnti tra Caldetta, se ho capito bene il nome, e Calò. Faldetta Luigi. E ha anche detto: presta il nome di Pippo Calò, grande costruttore siciliano, imprenditore romano. Va bene. Ha anche detto di aver appreso tutto questo da fonte certa. Anche da lui, anche da Faldetta, perché siamo stati coimputati assieme. Quindi è Faldetta che le avrebbe detto di aver. Anche Faldetta, anche Faldetta, perché con Faldetta ci fu un periodo che siamo stati assieme con detenuti. Le altre fonti le ricorda? Ma altre fonti, guardi, io ho parlato con persone che ero nei vari, questi che dice lei, ma 25 nomi, anni. I nomi io non me li ricordo. Vabbè, allora basta, andiamo avanti. Lei ha parlato di rapporti tra Calvi e Calò. Ci può indicare la fonte anche in questo caso, da chi ha preso l'esistenza? Nomi, senza bisogno di fare tante cose. Ora ci butto tutti il nome così. Guardi, io ci devo spiegare, cioè nell'81 a Michelizzi Salvatore ci proponevano dell'affare, perché siccome sapevano presidente, che noi eravamo, ma io lo devo spiegare, sono presidente, se io sono senza soldi non mi viene a cercare nessuno. Se tutti sanno che a me mi girano miliardi al mese, mi vengono a proporre delle cose, e questo è il significato. Mi scusi, l'avvocato che difende una parte ha certi interessi, il pubblico ministero che difende lo Stato altri interessi, ciascuno fa certe domande per avere certe risposte. Lei a queste cose può rispondere come vuole, però deve rispondere a quelle domande. Signor, la domanda che ha fatto io, è semplice, cioè lei ha detto: ho saputo che c'erano dei rapporti fra Tizio e Caio, e l'avvocato le chiede: da chi ha saputo che c'era il rapporto fra Tizio e Caio? Se lei sa dire i nomi ce li dica, se non li sa dire io non li so. Ricordo, ha capito? Sì. Allora, la fonte di Calvi, quando c'è stato il discorso di Sindone, Calvi, che questo Sindone andò a finire a Palermo nella casa di Inzirillo Salvatore, in una delle ville di Inzirillo Salvatore, cioè fra tutti i discorsi che si sono nati, io ho saputo, però dopo, quando io sono uscito nell'81, che il Sindone era tornato in Sicilia. Calvi...
sì, ora arrivo io a Calvi, perché Sindona insieme a Calvi, va bene, si erano fregati un sacco di miliardi, va bene, dei siciliani, però i siciliani conoscevano a Sindona, non ne a Calvi. Quindi hanno imposto a Sindona di farlo tornare dell'America, se era, non era latitante, non ci hanno detto intanto tu vieni qua e ci porti i soldi. È andato a Passo di Ringono, a Palermo, il fratello di un certo Spatola andò a Roma con una lista di nominativi, perché volevano ogni nominativi 500 milioni, questo è arrivato nel portone di un avvocato, non mi ricordo se era Guizzoni, insomma in un avvocato, l'arrestano. Quindi, Presidente, io ho chiesto i nomi, abbia pazienza. Mi scusi. Allora, queste fonti mie sono Riccobono, Michalizzi, ma Salvatore. Ma questo riguarda Sindona, io volevo sapere. E anche di Calvi, perché era tutto un discorso contaminato, perché a me, siccome si parlava, ma come mai Sindona era tranquilla a Miari che venne qua? No, perché nel Banca Bosano... Questo l'avvocato Coppi non gliel'ha chiesto, le ha detto dei rapporti, lei ha parlato stamattina... Sì. Di certe cose che riguardavano Calvi e Flavio Carbone, sì. Allora l'avvocato ho accennato pure vuol sapere da chi ha saputo queste notizie, cioè lei può dire l'ho saputo perché ho assistito io a certe trattative fra Calvi e Calò, oppure me le ha riferite il signor Bianchi, il signor Rossi, dirette, non questo può sapere io ho avuto, quali fonti lei ha saputo? Io ho avuto alcune informazioni di Calvi. Di Calvi è stato nell'occasione, diciamo, delle di questa persona che è venuto dall'America, in quanto invece Carbone sono altre fonti che l'ho saputo. Gliel'ho chiesto? Sapere i nomi, se lei li sa dire. Sì. Cioè chi le ha riferito a lei queste cose che lei ha detto stamattina alla Corte, anche su richiesta del Pubblico Ministero? Ma non gliel'ho detto, stamattina ci fu un periodo in cui un certo Nino Madonia, uomo d'onore della famiglia di Re Suttana, è capomandamento, perché quando non c'è il padre c'è lui, ci aveva proposto se io e Michalizzi Salvatore volevamo partecipare nei soldi che il Pippo Calò investiva in quel periodo a Roma e in Sardegna. Siccome noi, cioè, eravamo da poco messi in questo grosso giro di droga, e oltre il Michalizzi con il Riccobono avevano intenzione di aprire uno sportello bancario, perché dice che là c'era la possibilità tramite presta il nome e quindi e toccare soldi liquidi, ci abbiamo detto no, per quanto concerne Pippo Calò e Flavio Carbone, questi investimenti. Dopo io ho parlato anche sempre del ruolo di questo Calò con Calvi, e quindi qua entra il discorso anche di quella persona che era in America e è venuto. Allora, chi me l'hanno detto? A me me l'hanno detto principalmente Riccobono e Michalizzi, che erano le persone che più a me erano a cuore. Dopo, nel corso della detenzione, io ho parlato con diverse persone, insomma, a volte si parlava come mai, insomma, Pippo Calò a Roma, insomma, si era fatto le ossa così importanti, tutti questi soldi, perché si parlava di investimenti sia a Roma e in Sardegna. E c'era il discorso che questo Faldetta, va bene, era uno degli imprenditori più importanti di Roma, oltre di Palermo, ma nell'81, 82, 83 aveva le più grosse società. Faldetta Luigi, che alcuni anni prima era stato denunziato per truffa perché non aveva pagato alcuni centinaia milioni di colore, va bene, nel giro di 4 anni, grazie a Pippo Calò, va bene, era uno dei più grossi imprenditori. Lei ricorda fino a che periodo di tempo si sono protratti i rapporti tra Calò e Calvi? Guardi, non lo so, non no, è... No, meno male una risposta. Adesso le ultime due domande. Mi vuole elencare tutti i nomi che le risultano dei componenti della decina romana dal 1973 al 1992, nonché i delitti che le risultano essere stati commessi dai componenti della decina? Guardi, io, per come ho detto, ho fatto qualche nominativo, però non ho parlato mai di quello che hanno fatto, di quelle, perché non le so. Specificamente io non so niente della decina che facevano. Sapevo che c'era la decina, ho elencato, credo, un certo Di Girolamo che era l'autista di Franchi Franchi, ho detto anche a Cosentino Angelo, non mi ricordo se c'era anche qualche altro nome. Dopo c'era un grosso gioielliere
un certo Capuano che qua a Roma c'ha una grande delizia. I nomi che aveva fatto stamattina. Cioè, qualche nominativo così, ma io non è che ho detto che la decina di Roma era operante che faceva un'estorsione. Io di questo non ne ho parlato perché non lo so. Se lo sapevo, io insomma certamente ne avrei parlato. D'accordo. Senta, lei questa mattina ha detto che nel momento in cui ha incominciato da collaborante a parlare di politici è iniziata la sua rovina. Ci vuole dire in che cosa è consistita questa rovina, indicando però episodi specifici di questa rovina che lei avrebbe fatto? Va bene, ce lo dico anche a malincuore, ma glielo dico perché lei insomma me lo chiede così carinamente, io è giusto che ci rispondo. Che dopo i miei figli che avevano aperto l'attività e io in quel frangente di tempo che ero libero magari cercavo di rendermi utile, esco nella fotografia per come sono adesso, diciamo io, Buscetta, l'onorevole Andreotti, insomma sei personaggi in un giornale. E quindi quello fu uno dei primi momenti in cui io mi lamentai verso il servizio centrale, ho detto ma come? Avete fatto tanto tempo per ritrovare questa attività, per prendere queste soldi, ora per una fotografia che mi hanno chiamato qualche direttore di là, dice guarda, dice insomma a tipo che personale si preoccupava, insomma, e quindi e periodicamente sembra una maledizione, va bene che periodicamente sempre esce la fotografia quando si parla, diciamo, di questo processo o di qualche altro processo, fino alla settimana scorsa, insomma, è uscita due volte, insomma, su Tempo, l'articolo mio, e non è che sono che cose buone, anche perché se escono delle cose senza delle fotografie non fanno male. Dopo, logicamente, anche io seguo la trasmissione di Sgarbi, e giustamente se io avrei un'ora al giorno di trasmissione per come ce l'ha l'onorevole Sgarbi, certamente ce li direi anche io a lui quattro, ma lui continuamente dice a Mutolo lo voglio così, lo voglio morto, i soldi ce li dovete dare ai pensionati, ai lavoratori, ai studenti, a Mutolo morto, a Marchese morto, quindi non è che sono cose, anche se uno fa di tutto per trafilarsi, però cioè io penso che io non è che ci ho fatto niente all'onorevole Sgarbi in cui ce l'ha a morte con me, io ho cercato di fare, forse avrò sbagliato, diciamo, a non calcolare questo danno che mi potevo fare io stesso, però io da quando ho parlato dei politici, dei giudici, cioè di personaggi importanti, di personaggi dello Stato, io mi sono tolto la tranquillità, perché vabbè, se vabbè, parlavo soltanto dei mafiosi ero, diciamo, ho capito, mi sento molto più tranquillizzato perché temevo chissà che cosa. La difesa di Vitalone, la difesa di Carminati. Sì, ci sono 10 minuti, poi finisce il nastro, poi rimettiamo il nastro ovviamente. Non per me, Presidente, non lo, prego. Non lo mettete per me. Mutolo, io sono l'avvocato Naso e difendo Carminati. Senta, vorrei tornare sulla sua permanenza nel carcere di Sulmona. Può essere più preciso circa l'anno in cui lei è stato nel carcere di Sulmona? Scusi, ma io non mi ricordo di avere parlato di questo Carminati. Ma lei non si preoccupi, se ha parlato di Carminati. Vero, il carcere di Sulmona, lui ha detto sì, il difensore carcere di Sulmona. Lei non ha parlato mai di Carminati. Lei risponde, la domanda era, domande e non in che anno è stato nel carcere di Sulmona, se c'è stato. Dunque, credo, lei non ha parlato sì, mai neanche credo di Sulmona. Credo nel 78, e dopo di avere partito di Palermo, dovevo andare in un carcere napoletano e mi hanno dirottato a Sulmona. Da Sulmona dopo mi hanno portato a Teramo e di là, insomma. Quindi adesso corregge la indicazione di stamattina che era invece 79. Poi il 78, ma io e siamo della, posso dire fine 78, principio 79. Oh. Insomma, io non è che camminavo con le date, col taccuino e mi segnavo gli spostamenti. Questo. Non le ho chiesto questo, le ho chiesto se lo ricorda. Lei io sono partito da Palermo e sono andato a Sulmona. Senta. Ogni mese ero a Palermo. Va bene, perché ho capito, basta, grazie. Prego. Senta, nel carcere di Sulmona lei ha conosciuto dei detenuti romani che si chiamavano Mancini, è così? Sì, signore. Ne ha conosciuto uno o più di uno? Due. E quell'Antonio era partito da pochissimi giorni.
Si ricorda il nome di battesimo? No, non mi ricordo. Si ricorda per quale ragione erano detenuti costoro? Non lo so. Ma aveva stretto rapporti, ha detto stamattina, con lui. Sì, ma guardi che io nel 78 io ero il signor Mutolo Gastere e loro erano dei ragazzi di Roma, insomma, appunto per rafforzare il loro status di delinquente mi nominavano al fratello, che era uno dei personaggi più importanti di Roma. Io in quel periodo ero un detenuto. Senta, perché il fratello era un personaggio importante? Per quello che mi dicevano i fratelli, per quelli che mi dicevano altre persone, perché era un malavitoso, uno molto in gamba, uno insomma, un in gamba, perché un mafioso è importante? Perché è il capomandamento. Perché un malavitoso di Milano è importante? Perché è un bravo rapinatore, insomma. E questo Mancini Antonio che cos'era? Era un delinquente di quello più quotate che c'erano a Roma. Era uno che sparava, uno se doveva litigarsi si litigava, quello che aveva delle belle amicizie e così via. Sì, sì, sì. Senta, ma lei sa per quali ragioni era detenuto questo Mancini no, Antonio? No, guardi, non lo so. Noi andavamo a scuola, si giocava a pallone. Sa quali reati aveva commesso? Ma Mancino chi? Antonio? È Antonio, sì. L'Accattone. Le persone con L'Accattone, le quali lei sa che cosa vuol dire Accattone? Sì, ma io non so se il linguaggio di Roma è uguale a quello di Palermo. Vediamo un po'. L'Accattone è, non lo so, uno che chiede l'elemosina, qualche bravo. Cosa del genere. Allora vede che è uguale come a Palermo. Sì. Beh, e allora per un boss questo nomignolo, questa attribuzione. Vabbè, ma non ci sono dei nomignoli strani che uno per camuffare la sua ferocia, insomma. Allora la ferocia del. Per esempio, scusi, il signorino. A Palermo noi abbiamo il signorino. No, va bene, non il signorino lei sa che cos'è a Roma. E che significa? Quello è uno dei capimandamenti più importanti. Era il signorino. Insomma, per favore. Lei deve rendere. Avvocato Naso deve rendere omaggio al suo cognome. Stia muto, Mutolo, per favore. No, però per favore, che per senso favore. Lo doveva dire. Ecco, dai. Allora risponda alle domande. Ecco, ma non quelle sulla Cattone, che cosa pensa lui, perché non ci interessa questo. Volevo agganciare la battuta, Presidente, a un'altra domanda. La ferocia del Mancini, quella che lei, per la quale ha dovuto coprire la ferocia con questo termine a Cattone, si era manifestata in che cosa nel 78? Cioè le risulta che avesse commesso degli omicidi? Ha già risposto a questa domanda, ha detto quello che avevano detto i fratelli lì. Questo lo sta dicendo lei, il pubblico ministero. No, ha detto già da stamattina. Gli hanno riferito che era, lui non l'ha mai conosciuto. Non l'ha mai conosciuto, però ha riferito quello che gli hanno detto i fratelli. Non lo conosco, io fisicamente non lo conosco. Allora senta, i fratelli le hanno detto che era un esponente della banda della Magliana, è così stamattina, ho capito bene? Ad un certo guardi, momento. I fratelli questi non me lo dicevano, i fratelli che mi dicevano che era amico di alcuni palermitani, di alcuni siciliani, insomma. No, lei stamattina ha detto, e poi la registrazione non ha detto proprio così. La registrazione mi farà fede. La prego, pubblico ministero, di non farmi sulla voce. Lei ha parlato di esponente della banda della Magliana. Sì, faceva parte della banda della Magliana. Questo le è stato detto dai fratelli del Mancini nel 1978, è così? Sì. Lo conferma? No, io non è che lo confermo, io ci sto dicendo questo. Nel 1978. Già questo Mancini Antonio era importante, esatto. Dopo, logicamente, io ho conosciuto anche altri personaggi, ho conosciuto, ecco, mi sta venendo in mente ora stranamente, alcuni personaggi di Ostia, i Proietti, con cui uno ci sono stato assieme, in cui si parlava appunto, diciamo, di questa guerra che c'era, diciamo, qua a Roma, inspiegabilmente, diciamo, questi romani. Nel 78 a Roma c'era una guerra tra la criminalità comune. No, non ha parlato del 78, Presidente, ha detto dopo. Dopo.
Senta, tra gli altri esponenti della criminalità romana che lei ha conosciuto, dei quali ha sentito parlare, ha mai sentito parlare o conosciuto di un certo Paperino? Paperino? A parte che leggevo da piccolo io i giornaletti Paperino, ma dopo è Tigani Paperino, lei lo sa meglio di me che è Tigani, ha tutti stampati nei bracci qualche cosa di Paperino. Ho capito. Senta, e quali altri, oltre i proietti, quali altri... Ma guardi, io ho conosciuto decine e decine di persone. Ecco, quindi Ma no, non mi interessavano, guardi, io, a me non mi interessavano. Io fino nell'ultimo periodo in cui ero io a... diciamo a... no, a Prato, c'erano... ma ci sono stato per pochissimi giorni, dopo mi hanno fatto partire per motivi di sicurezza e mi hanno portato a... al solito carcero di Spoleto, e ho conosciuto sempre esponenti, persone che aveva anni e anni che erano in galera, personaggi importanti di Roma, però a me francamente non è che mi interessavano i romani, cioè se con uno magari ci passeggiavo, c'era, si entrava in amicizia, può darsi che mi ricordi il nome, ma io ho conosciuto, per non dire centinaia, decine e decine di persone, e io sono stato tantissimo. Ricorda. Innominativi io non me li ricordo, qualche nominativo che mi sono ricordato io l'ho detto. Altri innominativi. Un'ultima domanda, lei ha conosciuto la signora Fabiola Moretti? No. Sa chi è? No. E la signora Neide Toscano l'ha conosciuta? Prego? Neide Toscano. Non mi ricordo. Non si ricorda di averla conosciuta? Ah, donna? No. Donna, Neide è un cognome, è un nome femminile. Ma io, no, non la conosco. Non la conosco. Va bene. La difesa di Badalamenti, grazie. Sì, grazie, Presidente. Una precisazione... Un attimo solo che cambiamo la cassetta. Per Mutolo. Lei ha una precisa domanda dell'avvocato Oliviero, ha dato una risposta che io desidererei chiarire. Cioè, nella decisione che venne presa all'interno della Commissione circa l'espulsione di Gaetano Badalamenti, quali furono, se lei ovviamente lo sa, gli schieramenti dei vari componenti della Commissione? Guardi, gli schierimenti erano questo, si accusò. Sì, ho capito, non voglio... Sì, no, ma lei... Voglio sapere se... No, io ho capito anche la domanda, ma lei deve avere la bontà di farmi spiegare una parolina. No, io vorrei dei nomi. Sì, è il nome io le faccio, cioè la stessa sorte di Gaetano Badalamenti la doveva subire Stefano Bontade... No, io ho fatto una precisa domanda... Desidererei avere una risposta precisa, cioè io le ho chiesto se lei conosce come si schierarono i vari componenti della Commissione in relazione all'espulsione di Badalamenti. Se lo sa, se non lo sa mi dice non lo so e basta. Ha già risposto stamattina a questa domanda? Ha già risposto, Presidente, ha detto che praticamente tutti si schierarono contro. Ha detto una cosa diversa, Presidente, se lo consente. Ha detto che poi il voto doveva essere ovviamente preso a maggioranza e tutti erano orientati in un certo modo. Però io voglio sapere, ci sarà stata una discussione, presumo prima, perché altrimenti era veramente assurdo riunirsi, perché se la decisione era... Allora lo deve far parlare, allora bisogna che... Dica. Allora, questa decisione di mettere fuori famiglia al Gaetano Badalamenti, diciamo, non era questo provvedimento soltanto per Gaetano Badalamenti, era per Stefano Bontade e per Giuseppe Calderone. Diciamo, perché diciamo, il Di Cristina era compare sia di Calderone e Giuseppe, cioè capomafia della città di Catania, compare di Gaetano Badalamenti, insomma, erano questi tutti compare fra di loro. Quindi quando il Di Cristino uccide a Madonia Francesco, intimo amico di Rina Salvatore, quindi era assurdo pensare che soltanto il Gaetano Badalamenti aveva, diciamo, incoraggiato a Di Cristina, giustamente, perché il Di Cristina già aveva subito un attentato, che erano morti due persone,
due guardaspalle due. Quindi lo stesso provvedimento era stato preso sia per Stefano Bontade che per Giuseppe Calderone. Il Stefano Bontade si, diciamo, si salva un pochettino, diciamo, per l'intervento di Greco Uccicchietto, quello che era in America, che io ho saputo che c'è voluto l'intervento di questo Greco, va bene, e grazie, perché insomma era il giovane e quindi, e come carattere non era, diciamo, aggressivo, era molto moderato. Quindi c'è stata una maggioranza assoluta, nel senso hanno stabilito la commissione che effettivamente il Gaetano Badalamenti, che allora era il coordinatore, perché fino a quel periodo, diciamo, il posto che dopo prende Michele Greco è di Gaetano Badalamenti, cioè il capo di questa commissione è ancora il Gaetano Badalamenti. Quindi il provvedimento viene soltanto, diciamo, per Gaetano Badalamenti. Però sotto l'ottica dei mafiosi, quelli che appena veniva la prima festa, la prima festività, per come era successo già in altre occasioni per altri mafiosi messi fuori famiglia, e rientrava di nuovo, cioè non si pensava che a quel progetto che il Rina Salvatore, insomma, stava stringendo le cerchie, insomma, che subito dopo che ha messo fuori, diciamo, a Gaetano Badalamenti, ha ucciso, diciamo, a Peppe Di Cristina, al Calderone, e dopo incomincia tutta una strategia, perché da quel momento i corleonesi in commissione hanno la maggioranza a conti fatti. No, scusa un attimo, e quindi a Palermo si incomincia, diciamo, una stagione di terrore, che vengono uccisi magistrati, giornalisti. Non mi interessa questo, signor Mutolo, ma io ancora sto aspettando. Sto aspettando che si sono messi tutti da parte, diciamo, della regolarità. Cioè la regola, anche se il Badalamenti, anche se il Ricco Bono era amico di Gaetano Badalamenti, cioè almeno delle accuse che il Rina portò come un dato di fatto, diciamo, il Gaetano Badalamenti aveva fatto male a immiscarsi in cose di mafia che appartenevano in un'altra regione. Quindi tutti hanno, allora quello che anche se quelle persone ci dispiaceva, però per le regole. Quindi, scusi, signor Mutolo, nessuno prese una posizione a favore di Gaetano Badalamenti all'interno della commissione, nessuno lo difese. Guardi, ma anche se qualcuno l'ha detto, io non è che ho partecipato, e quindi allora posso sapere. No. Anche se qualcuno l'ha detto, ma là c'erano però le correnti, cioè bisogna comprendere questo. Quindi il Gaetano Badalamenti aveva degli amici che lo difendevano, però al dato di fatto che si era fatto una cosa non giusta, va bene, tutti si sono dovuti dire, va bene, intanto hai fatto male, quindi, ed è caduta soltanto la responsabilità su Gaetano Badalamenti, anche se sotto sotto, insomma, dopo giorni diciamo c'erano anche le preoccupazioni per Stefano Bontade, che dopo, grazie all'intervento di un Greco che era in America, è ritornato per dire, ma ancora queste cose portate avanti, pensando che le cose si aggiustavano, invece in qualche modo le cose piano piano si sono degenerate. Senta, signor Mutolo, ma l'espulsione da Cosa Nostra che cosa comportava nell'organizzazione? In quel periodo? Sì, certo, io mi riferisco in quel periodo significava. In cui venne espulso Gaetano Badalamenti. Esatto, in quel periodo significava, intanto te ne stai buono, va bene, in attesa che veniva una festività che rientrava di nuovo. Dopo l'81, dopo la presa in potere di Salvatore Rina, l'espulsione significava essere morto, cioè prima che uno arrivava a casa veniva ucciso, cioè hanno cambiato completamente le regole. Ma scusi, ma allora a questo punto che necessità c'era dell'espulsione, dal momento che la prima festa utile la persona poteva tranquillamente essere riammessa all'interno dell'organizzazione? Che natura? Guardi, io ora le posso dire quello che io ho detto stamattina. Intanto l'avevano messo fuori per umiliare la persona di questo Dio, che nella zona del Trapanese, di Alcamo e di tutte quelle città, diciamo, marinare, da Alcamo fino a Cinisi, il Gaetano Badalamenti era un simbolo, va bene, insomma, Tano Battaglia era un nome, una marca, una garanzia, insomma,
Però non si pensava mai che, perché non era successo mai che uno veniva messo fuori famiglia e dopo succedeva, insomma, quella strategia che c'era. Non, erano cose che, tipo, hai fatto una cosa sbagliata e deve pagare, questo, insomma. Ma veramente altri collaboranti che sono venuti qui a riferire hanno detto circostanze completamente diverse. Vabbè, si vede che si parla di periodi diversi. No, riferendosi proprio all'episodio. Comunque passo a un'altra domanda. Come venivano regolati i rapporti da parte degli altri esponenti di Cosa Nostra nei confronti dell'espulso? Lei lo sa? Non ho capito. Cioè dopo l'espulsione, gli appartenenti a Cosa Nostra, in che rapporti erano con l'espulso? E gliel'ho detto, che non si poteva parlare di Cosa Nostra, cioè non si potevano parlare di cose riguardanti Cosa Nostra, di altre cose sì, di cose che riguardavano Cosa Nostra no. Ma poteva esserci anche, potevano esserci delle frequentazioni? Là? Potevano esserci delle frequentazioni? Sì, sì, ma non parlare di Cose Nostre. Quindi c'era solo la proibizione di parlare di Cosa Nostra, praticamente. Sì, questa signor, è l'espulsione. Questa era la regola, ma ovviamente se uno c'era a un amico ed era sicuro che non c'erano orecchie indiscrete, che fa, non si parlavano? Certamente si parlavano. E senta, l'espulsione aveva anche un rilievo nei confronti dei familiari dell'espulso? Familiari che cosa? No, non dell'appartenente alla famiglia, tra virgolette, proprio familiari, parenti di sangue. Cioè, della famiglia mafioso? No, i familiari, cioè, l'espulsione, il provvedimento. Oh, i figli, questo intendo, non la famiglia. No, la famiglia... non veniva, non c'era niente. Anzi, diciamo, nei periodi passati, quando un mafioso comunque veniva ucciso da altri mafiosi, comunque la famiglia di sangue veniva rispettata, riguardata sempre come la donna di un mafioso, come il figlio di un mafioso. Queste regole sono saltate dopo, diciamo, l'81, l'82, dopo l'ascesa, diciamo, di questi signori corleonesi. Senta, ma di queste situazioni, io mi riferisco sempre a quel periodo, lei ormai lo ha presente, lei come faceva ad averne conoscenza dal momento che era detenuto? Guardi, io lo stesso, non dico la stessa ora, ma lo stesso giorno che Gaetano è stato messo fuori famiglia, ero io che passeggiavo con un certo Gaetano fidanzato, un certo Cucuzza che ora ultimamente ho letto che sta collaborando pure, un certo Michele Michalizzi, ci arrivò la notizia all'area, cioè mentre passeggiamo all'infermeria. Ripeto, in quel periodo Lucciardone, uno che aveva... che arrestavano a un personaggio importante, subito andava al carcere, c'era il brigadiere che dopo l'hanno ucciso, un certo buon incontro, senta, gentilmente devo fare il colloquio con mio cugino, e quello entrava per un quarto d'ora, quindi la notizia arrivava subito, cioè se uno non si voleva scomodare di parlare di fuori, che c'era la finestra, insomma c'erano, però... In quel periodo potevano entrare chiunque. Quindi lei da chi l'ha preso? Da chi ha preso queste circostanze? Con chi ne ha parlato? Guardi, io non mi ricordo da chi andò a colloquio, se andò a colloquio Giuseppe Madonia. No, lei, signor Mutolo. Io, signor Mutolo, insieme al signor Gaetano fidanzate, assieme al signor Cucuzza Salvatore, insieme al signor Michalizzi Michele, ci ha chiamato uno che era andato a colloquio, dice hanno messo fuori famiglia a Gaetano Badalamenti. Sicuramente è stato Giuseppe Madonia. Senta, l'ultima domanda, più che altro ecco, è una contestazione. Nel rispondere ad una domanda del professor Coppi, lei ha riferito che il contratto di protezione che ha sottoscritto non è stato frutto di nessuna contrattazione, lei ha firmato automaticamente quello che le veniva sottoposto. Io però, rileggendo il suo verbale di interrogatorio che risale al 27 agosto 92, ho letto una sua affermazione che sembra contrastare con questa circostanza che lei ha riferito. E gliela leggo. Non è contrastante, già l'ho capito quello che vuole dire, che io ringrazio i giudici per avermi comunicato. È vero che io non è che devo parlare a pagamento, però un attimino vorrei fargliela io la contestazione. Lei dice...
Proprio ieri ho sottoscritto il contratto e desidero pertanto manifestare il mio compiacimento per la tempestività con la quale gli organi dello Stato hanno corrisposto a quella che era una mia, ritengo legittima, aspettativa. Ci può dare una spiegazione di questo suo atteggiamento che sembrerebbe frutto di una proficua contrattazione? No, sembrerebbe che io sono un laureato. Io ho ringraziato i giudici con il linguaggio in cui ho. Dopo, se i giudici hanno scritto in quella maniera, cioè io non lo so. Cioè io... Si parlava, insomma, è una cosa certa che c'era questa legge, che c'erano questi contratti, questi programmi, come si vogliono chiamare. Al momento che mi si comunica che il programma era stato accettato, e lei tenga presente nel mese di agosto, quindi mentre il governo poteva andarsene a mare a villeggiatura, invece si era presa la briglia di confermare, di fare il contratto. Quindi io con parole mie ringrazio i giudici. Sì, ma... dopo i giudici con... ma il senso quindi delle sue parole è quello che voleva dire, quello che io, cioè, che io mi compiacevo attraverso i giudici, perché io attraverso i giudici guardavo lo stato che c'era allora. Esatto, perché io conosco i giudici, non è che conosco i politici. Io quando parlo con un giudice, per me è lo Stato, perché il giudice c'è sempre, invece il politico oggi c'è, domani non c'è, sì, quindi, e tira a campare. Scusi, signor Mutolo, quindi lei ringraziava perché praticamente il contratto era soddisfacente per le sue aspettative, quindi logicamente, lo conosceva sì, signore, perché... Sì, signore, sì, signore. Sì, perché sapevo che, cioè, c'era una legge premiale, una legge, diciamo... come si dice, per me, insomma, avvocatessa, insomma, lei pensa che se io penso che debba andare a fare l'incarcero, ora io dico sì, ho fatto 20 omicidi, ma siamo, insomma, logicamente io so che devo pagare gli omicidi che ho fatto, ma scusi, se un detenuto normale ci danno la buona condotta, a 14 anni esci, lei permette che un collaboratore che ha il programma di... cioè, il significato è questo. Ora, se io non lo so spiegare, io non è che ho colpa, che io ho ringraziato al momento in cui io ho firmato un pezzo di carta, e le posso dire che attualmente io non so cosa c'è scritto, perché non mi interessa. Io, semmai, mi può interessare quando io finisco di collaborare e mi diranno lei deve fare altri 10 anni di galera, lei se ne può andare in Brasile, lei è libero pure, ma io finora io o col programma o senza programma, c'è una parola, per motivo di sicurezza noi ti dobbiamo stare accanto 24 ore su 24 ore. Sì, lei... cioè, questa sua aspettativa che poi lei sta cercando di minimizzare, però lei sente il bisogno di esternarla ai giudici proprio nel corso... ma era un mio dovere, io mi sento di essere riconoscente verso tutti quei giudici, pur non conoscendo il contenuto del contratto. Logico, pur non conoscendo, ma sapevo che era una legge, insomma, sì, a favore dei collaboratori, per come ora io non conosco la legge in cui sarà, però so che è una legge incontro i collaboratori, cioè alcuni politici si sono stufati di avere i collaboratori e stanno mettendo una legge in cui non ci interessano più i collaboratori. Grazie, non è che mi interessano me gli articoli, non mi interessano, insomma. Se dovrei collaborare io ora, non collaborerei più, è logico. Avvocatessa Gidi, lei rappresenta anche... perché sì, aveva detto che sarebbe andata via nel pomeriggio, no? L'avvocatessa... Sì, una sola domanda, Pacoi. Per quanto riguarda la difesa di... ecco, per quello che riguarda la difesa, sì, di La Barbera, ho sì. Una sola domanda che mi ha pregato l'avvocato Pacoi di formulare al signor Mutolo. È a conoscenza di qualche soprannome con cui veniva chiamato Michelangelo La Barbera? No, guardi, io Angelo La Barbera... Sì o no, per cortesia? Io ad Angelo La Barbera... se aveva un soprannome. No. Grazie, ho finito. Prego il pubblico ministero. Queste sono due cose. Signor Mutolo, si è parlato di questo contributo di 300 milioni che ha avuto. Io vorrei sapere, è stato utilizzato interamente per avviare un'attività commerciale? Sì, o sì. Un'attività comunque...
improprio, diciamo. Sì, signore, e non solo che è stato utilizzato quei 300 milioni che ha dato la Commissione, ma mia moglie aveva circa 200 milioni in cui sono stati anche investiti, diciamo, per quell'attività. Ecco, quindi diciamo che è servito a integrare della... Sì, è logico, insomma, lei pensa ma, che... insomma, sono... in definitiva, sì, no, scusi, dica. Sono giovani che hanno chi 20 anni, chi 18 anni, cioè hanno soltanto la colpa di avere un padre mafioso e dopo collaboratore. Quindi se anche una colpa che questi ragazzi, non lo so, dopo che hanno perso il paese dove sono nati, le loro origini, il loro nome, perché io vorrei vedere a chi si cambierebbe il nome di chiamarsi di una persona a un'altra e quanto... se basterebbero soldi, ma noi collaboratori, almeno io collaboratore, a me non è che mi interessano i 300 milioni o i 200 milioni, se io li avevo, va bene, io non chiedevo nemmeno una lira, siccome sì. Per rilevare l'attività per questi nuclei, perché io ho 3 nuclei familiari, anzi 4 nuclei con quello di mia moglie, insomma lo Stato, non lo so, ora se devo dire lo Stato, la Commissione, i giudici, la sottocommissione, perché ora sembra che ogni parola che uno dice c'è sempre Sgarbi che dopodomani fa la trasmissione e dice a morte Mutolo. Mutolo, scusi, senta, scusi, un attimo, ecco, vorrei sapere questo... Con questa attività che è stata avviata anche con questo contributo e con i soldi di sua moglie, in sostanza principalmente, no, principalmente con i soldi, insomma, con questi contributi. Vorrei sapere quante persone dovevano vivere con questa attività in tutto. Il numero. Guardi, è un faccio un rapido calcolo. È un nucleo di 2 persone, un nucleo di 4 persone, un altri 2 nuclei di altre 2 persone. 8 persone in tutto? No, 10 persone. Senta, ma lei si è messo in tasca materialmente parte di questi soldi? Ma guardi, io non ho nemmeno... No, mi dica sì o no. No. Facciamo presto, no. Sono stati versati in un solo... Scusate, un po' di silenzio, prego. Sono stati versati in un suo conto corrente? Stati versati, no. Diciamo, alla parte che ha venduto l'attività, quindi al momento in cui qualcuno si vuole prendere a briglia e dice che c'è un poveraccio che ha più diritto di te, si può rilevare quell'attività, si vende, va bene, e anzi allo Stato si ci possono dare i 300 milioni con gli interessi. Cioè non è che abbiamo sperperato soldi, si è comprato l'attività, ci sono persone che... lavorano, persone che si sono rinseriti, persone che rischiano con questo attacco politico che c'è contro i collaboratori, bene, perché spesso e questo è molto importante, cioè non è tanto l'attività, ma è semplicemente la sicurezza in cui una volta dicono la paninoteca, una volta dicono in un centro chiuso, una volta dicono fra non molto uscirà anche la via, il numero e il piano di dove c'hanno l'attività. E vuol dire in sostanza che ci sono stati dei problemi a mantenere riservata veniva esercitata questa attività. Sì, sì, guardi, i primi problemi sono nati nel novembre di 2 anni fa, completamente a febbraio si è rilevata l'attività, a novembre si incominciarono a parlare di questi processi e quindi continuamente tra... magari in buona fede, io ora non è che voglio dire che questi articoli vengono in buona fede, però gli articoli sono nati anche la settimana scorsa, insomma 2-3 volte, insomma va bene, senta, passo ad un altro argomento. Si è parlato di quello che le dissero i fratelli di Mancini Antonio riguardo al loro fratello, riguardo ad Antonio. A proposito di questi discorsi, lei ricorda in questo momento che i fratelli di Mancini abbiano usato l'espressione banda della Magliana? Sì, sì. Questa espressione qua? Sì. Ma guardi, io con i Mancini ci sono stato quasi un anno. Abbiamo frequentato la scuola assieme, si giocava al pallone, si passeggiava assieme. Cioè io non ho completamente interesse di dire... cioè, mi dicevano che appartenevano alla famosa, perché era il periodo in cui si incominciava a parlare di questi omicidi e in cui c'erano, ma non tanto loro, perché i fratelli era uno, Edoardo, che dopo ha fatto un'evasione, credo, del carcere di Pescara ed è stato ucciso a Roma.
l'altro più grande che non mi ricordo per ora come si chiama, però mi parlavano con una certa modestia, cioè che lui aveva degli amici siciliani in cui insomma a capo di questi personaggi insomma romani insomma che gestivano tutti chi le corse di cavalli, chi le delizie, chi altre cose, insomma c'erano insomma la guida di senza riferimento né a Calora né a te, mi dicevano dei siciliani insomma senza nominarle. Senta, di questa cosa di cui ha parlato prima nel corso del controesame dell'avvocato Naso, vorrei sapere se è possibile qualche particolare in più su quello che lei ha saputo dai fratelli Proietti. Ha parlato di una guerra che era in corso nella malavita romana. Io ero con questo. Si ricorda qualcosa di più? Guardi, io non mi ricordo se era, ma credo che ero a Teramo, era un ragazzo abbastanza biondo già, era successo, credo, gli omicidi di questi parenti, di questo Proietti, si parlava di droga, perché io già ero in contatto con Bachim e si aspettava che uscivo per iniziare, e quindi con questo si parlava, ma principalmente di rifornirlo io di droga ad Ostia, e dopo mi diceva che avevano diciamo questo contrasto con questi romani che li volevano strapiantare diciamo della loro località che era Ostia, insomma, che era un nucleo familiare molto agguerrito, però nel tempo sono stati quasi tutti eliminati questi. Questo era il periodo di detenzione 82-86? Sì, sono a Teramo, quindi oppure... siamo intorno prima che io esco, insomma, perché io esco di Teramo. Ah, e quindi... prima. Senta, un'ultima cosa, visto abbiamo parlato di Paperino, il Erpantera chi era? L'ha conosciuto? Dunque, il Pantera era Urbani, io entro in contatto con questo Pantera che era Urbani, non mi ricordo per ora come si chiama, è un ragazzo massiccio, scuro, e l'ho conosciuto diverse volte, l'abbiamo visto diverse volte a testaccio, me lo presentò a me quelli palestini che è stato arrestato sulla nave a Suez con quei 230 kg di droga e un po' di morfina, perché questo faceva il bistaschiere, quelli che hanno le case di gioco, insomma, clandestini, il palestini, e quindi conosceva, diciamo, questa malavita romana importante. Però io non mi sono potuto mettere d'accordo con questi Urbani, perché io avevo preoccupazione se io ci davo la droga, insomma, e la droga non me la pagavano, quindi la volevo pagata, diciamo, subito. Ma io parlo dell'81, però non abbiamo fatto niente, purché io sapevo che questo era un grosso personaggio di Roma, trafficante, insomma, però non abbiamo avuto... Era in contatto anche con i cinesi, con Kobakin. Ma forse nel periodo successivo del mio arresto, insomma... Ecco, nel periodo successivo. Cioè a me questo con Machimbi mi accusa che è stato a casa mia, insomma io non è insomma ora, si vuol dire che io a questo non lo conosco per come fa Pippo Calò, cioè queste persone sono state persone che a me mi hanno accusato nell'86-87 mentre c'era il massi processo e io ero negativo, ecco io mi dovevo giustificare con i giudici e con i presidenti a dire ma io sono stato sempre in galera, io non ho fatto mai niente, questi mi accusavano che io e uscivo di Teramo, prendevo l'aereo, andavo a Palermo, io negavo, però dopo insomma quando ho incominciato a collaborare ho detto la verità. Va bene, non ho altre domande, il pubblico ministero chiede l'acquisizione dei verbali. Sì, e anche per le contestazioni. L'acquisizione dei verbali di contestazione degli avvocati. Due domande da parte della Corte. Per cortesia, alcuni chiarimenti. Lei ha parlato della decina romana e ha usato il termine autorizzazione per la decina romana. Che cosa significa? Cioè, non possono, diciamo, 20, 30, 50... Cioè, una decina non è significa 10 persone. Una decina è una decina. Insomma, possono essere 10, 20, 30 persone, 5. Cioè, per poter stare in una città ci vuole cioè, l'autorizzazione della mafia palermitana, cioè ci possono essere decine in Paraguay, in Brasile, che al momento queste persone che hanno di bisogno, i mafiosi
li aiutano militarmente e anche economicamente, però devono essere autorizzati da Palermo. Qualsiasi mafia che c'è, diciamo, i napoletani, esatto, si rivolgevano a Palermo, non è insomma che loro erano autonome, erano mafiose autonome. Quando io dopo ho sentito che calabresi e sardi sono entrati intorno nell'89 a fare parte anche della mafia, comunque i loro capi sono aggregati in alcune famiglie. Per esempio Greco aveva sotto di sé a Michele Zazza, il Lorenzo Nuvoletto, pur essendo una persona che io, quando l'ho conosciuto io nel 73, era ricchissimo, insomma, aveva un sacco di terreni, dava il mangiare a tutti i militari, dopo era uno dei più grossi imprenditori, comunque prendeva ordine, diciamo, dell'alea corlonese, perché era sempre sotto la protezione di Irvina. Ancora una domanda, dovrebbe spiegare un attimo, perché parlava di, diciamo, della famiglia che si era creata a Napoli, che poi è stata suddivisa in due famiglie. Sì. Non ho capito bene, se occorreva fare dei grossi delitti nel napoletano, l'autorizzazione partiva sempre da Palermo? Sì, signore. Dunque, basta così. No, non era, questa era la parte, la domanda, la parte iniziale della domanda. Sì. Nuvoletta o Zazza, per eseguire questi delitti, dovevano servirsi di affiliati alla famiglia o potevano chiedere, utilizzare persone esterne di cui loro si fidavano? Dunque, io, ecco, questo stavo dicendo, io quando entro a fare parte di Cosa Nostra, diciamo, io trovo la situazione a Napoli che c'è soltanto una famiglia. Il capofamiglia è Salvatore Zazza, un grosso costruttore, sottocapo è Lorenzo Nuvoletta, il consigliere è Liguore, un certo Liguore, suocero di Michele Zazza. Purtroppo quelli che avevano fatto tutti gli omicidi nel napoletano e nelle province, io parlo di quel periodo, era stato un certo Pietro Vernengo, Franco Mafera, che è morto, questo invece di Pietro Vernengo è vivo, e altre persone che bazzicavano, diciamo, in quel posto per il discorso delle sigarette. Però ovviamente dopo uno si impara, insomma, a un certo punto tutti gli omicidi che sono venuti a Forcelli per il rivale di altri grossi contrabbandieri, cioè venivano uccisi per l'organizzazione, però i napoletani in se stessi non erano abituati a uccidere, ma non è perché non sapeva, perché dopo, quando è nata la camorra, quando si sono sparate napoletane e napoletane, sono diventati più feroci dei siciliani. Quindi soltanto che mentalmente non erano abituati, se uno magari ci volevano dare una lezione, ci sparavano nelle gambe e dicevano vabbè, questo l'ho già detto. Invece nella mentalità del siciliano questo non era possibile. Dice, perché io ci devo dare la possibilità che quello si guarisce, si vendica. Va bene. Allora, ancora delle precisazioni, perché mentre parla non ho capito io, vorrei che lei chiarisse. Forse mi sono spiegato male. No. La decisione di collaborare nasce quando i processi a suo carico, a cui ha fatto cenno mi pare l'avvocato Coppi, erano già iniziati, o è lei che ha denunziato questi reati e a seguito della sua collaborazione sono iniziati i processi? No, guardi, signor Presidente, non ho capito bene, vorrei solo chiarire. Io ero soltanto indiziato di droga, io non ero nemmeno indiziato di un omicidio che io mi ho accollato, erano cose completamente che non esistevano, cioè erano cose che non è che io, diciamo, la sua collaborazione non dipende da processi in corso. Sì, gli avvocati a volte strumentalizzano, però io nemmeno ero indiziato di un omicidio. Perfetto. Senta, poi lei ha usato un termine che dovrebbe spiegare, per cortesia. Cosa sono le puntate? Le puntate sono, cioè, i soldi. Cioè, questo l'avevamo capito. In che cosa consiste? Esatto. Quando c'era il contrabbando delle sigarette, diciamo,
che ha tutti in mano Michele Zazza, che adopera, diciamo, con arti contrabbandiere, tra cui il nipote. Col passare del tempo i soldi portano sempre scompiglio, quindi si creano dei discorsi, qualcuno fa nascere il sospetto che magari andavano a caricare, che so, 30.000 casse di sigarette, viceversa di pagarli a $60, li prendono a 50, quindi allora ci danno il controllo a due napoletani, una a Michele Zazza e un altro a Ciro Mozzarella. E Michele Zazza si prende il compito, perché quasi si viveva tutti i mafiosi, che eravamo quasi tutti siciliani, diciamo, dei corleonesi, della parte, diciamo, amico di un certo Pino Savoca, di Pippo Calò. Infatti lei trova diverse persone di Pippo Calò, come Nunzio La Mattina, Nicola Milano, addirittura, che sono fissi a Napoli, che fanno i buoni per andare a prendere le sigarette nelle nave. A un certo punto, diciamo, si creano dei malumori, perché il giro dei soldi era molto, e quindi i capoccioni si volevano fregare tutto loro, perché purtroppo i soldi, insomma, fanno male a tutti. A un certo punto, diciamo, fanno i turni, diciamo, però ai soldati, esatto, diciamo, ai mafiosi, fanno fare la puntata, in modo che si calcolavano che al mese non potevano guadagnare più di 1,5 milioni di 2 milioni, anche perché sempre nel giro del mese c'era l'estorsione di 10 milioni, di 20 milioni all'ora, quindi anche se si dividevano. Dopo, nella fine del 75, principio 76, il Gaetano Badalamenti, la prima volta che sento parlare io di droga, ne sento parlare di Gaetano Badalamenti, in cui dava la possibilità di viceversa mettere, per esempio, ogni famiglia 30 milioni per le sigarette, e dopo si divideva 2 milioni il guadagno a testa, e quindi i soldi del capitale c'erano sempre. Invece il Gaetano Badalamenti diceva: quanto volete mentere, mentete. Chi ha la possibilità di mentere 5, 10 milioni, chi ha la possibilità le mente, tanto più ne mente più ne guadagna. Okay. Quindi si entrò in un'altra fase di mentalità, che dopo i mafiosi da quel momento hanno incominciato a conoscere veramente i soldi, perché fino a quel momento, intorno al 76-77, sono pochi i ricchi. Dopo lei trova, dopo il 77, tutti i mafiosi, trafficanti di droga e tutti i costruttori, tutti allora, imprenditori, tutte persone per passiamo, bene. Tutti... Passiamo a un altro argomento. Lei ha detto il nome, io non so pronunziarlo, il cinese. Io lo chiamo Comba Chi, e io non, nemmeno, però Comba Chi. Allora, Comba Chi, lei lo ha conosciuto? Dunque, io l'ho conosciuto a Sulmona. A Sulmona. Doveva lui rifornirvi di droga? Ecco, questo ragazzo si affeziona a me in una maniera, diciamo, morbosa, questo uomo, insomma, che ha pochissimo meno di me, perché, diciamo, questo era stato preso a Roma, perché aveva 20 kg di eroina e non sapeva a chi darli, quindi l'arrestano all'aeroporto. Io vado a Sulmona tramite un bolognese, un Certarena, un malavitoso di Bologna, mi fa, dice, caspita, questo, dice tutta la droga che uno ha di bisogno, dice, è in condizione di darlo, perché è uno che va, dice, negli ortolani in campagna a prenderli. Quindi io, mentre sono a Sulmona, ogni mese, ogni due mesi vado a Palermo, perché ho altri processini, mi facevo citare per fare dei colloqui, per essere insieme ai miei compagni, insomma, perché non è vero che non mi potevano vedere, che io stavo male. Non... E ne parlo con un certo Savoca e ci racconto questo discorso del cinese. Ci si sa, Pino, c'è a Sulmona un cinese che è stato preso con 20 kg di droga, ci si era a Sulmona... Dovrebbe uscire, mi fa, dice, Gaspare, dice, un coccio, dice, un cinese, cioè chi trova un cinese trova una miniera, dice, quindi, dice, non lo fare scappare. La fatalità è che questo cinese doveva andare via, perché non mi ricordo, ci avevano dato la condizionale, i giorni, e questo si trova che era senza soldi. Quindi tramite quell'amico mio Arena, quel bolognese, mi dice, sai, dice, c'è Kimmy senza soldi, dice, perché non me lo dicevi prima che ci facevo fare un vaglio, Comunque ci disse, ora lo mando a Napoli da qualche amico mio, perché allora c'era Gerlanda Berti, altre persone, tutte nel napoletano, e ci faccio dare un po' di soldi, sempre con quello che mi aveva detto il Savoca.
Però questo mi fa capire invece che doveva stare a Roma, per qualche periodo a Roma, quindi io non avevo possibilità di darci che soldi liquidi e ci do, diciamo, una collana con un crocifisso con tre brillanti, ci do un orologio massiccio d'oro, non mi Cartier, insomma, molto importante, e un bracciale. Questo, appena le vedi, ci si guarda, i soldi io non ce l'ho, ti posso dare questo, te li regalo. Quindi vedo quando uscì, siete pochi giorni a Roma, quando partì, di tanto in tanto mi mette a mandare delle cartoline, dopo mi manda una cassetta dove io potere scriverci, io ci mando qualche cartolina, dopo io vado a Teramo, questa corrispondenza continua, se non che io, dopo che vado in permesso, già mi ero messo d'accordo, diciamo, è non la prima volta che vado io in permesso, ma la seconda volta, lui prende l'aereo e viene qua a Roma e si incontra con me e con un certo Michalizzi Salvatore. Questo subito mi fa vedere la collanina e mi dice, questo, dice, me la tengo per tuo ricordo. Insomma, era contento, felice, mi porta un Buddha, tutto tempestato di brillantini, insomma, per riconoscenza, e lui, insomma, mi fa, io ci dico che devo riprendere quei discorsi che avevamo prima, e lui mi fa con una semplicità, dice, io, dice, tutta la droga che tu vuoi, dice, non ci sono problemi. Vabbè, siamo arrivati a questo punto, ma ne ha fornita droga a lei? Guarda, mi fornisce la droga dal momento che io sono in galera, quando io esco, quando rientro di nuovo in galera, perché Rina Salvatore mi manda a dire di rintracciare di nuovo a Combachimmi, fino a che viene presa la nave, diciamo... Allora, dovrebbe per cortesia puntualizzare il momento in cui lei in carcere conosce il cinese. Guarda, io 70, parto 80, di... 80, no, 90, no, io ecco. Stiamo intorno al 78, al 78, oh. Perché io parto di Palermo, vado a Sulmone e conosco... Benissimo. Ora io non mi ricordo se... È sufficiente questo. È sufficiente questo. Lei la droga che acquistava o che le forniva il cinese, a chi la dava? Dove la smerciava? Diciamo, che piazza? Allora, io la piazza che avevo questo, innanzitutto io la davo a Pino Savoca, che è un socio di Pippo Calò e di altri tutti i mafiosi che avevano le raffinerie. Però, diciamo, i chimici che erano i Vernengo, i Mannoia, i vari personaggi che facevano la droga, non la facevano mai come la mandava il Chimmi. Perché? Non perché magari non avevano l'intelligenza, perché al Vernengo ci hanno trovato, diciamo, dei laboratori, diciamo così, che non ci voleva niente dopo quattro pentolone, cioè non è che ci vuole un meccanismo sofisticato, ma non veniva bene per come possa venire la droga nella Thailandia. Scusi, perché... Ma volevamo sapere dove la smerciava. Sì, sì, no, no, là c'era la materia prima, no, e questo è il discorso, perché là c'era la materia prima, quindi fanno la droga quella buona buona. In Italia, in Europa, la sputtano più possibile. Quindi il Pino Savoca, per un certo periodo, si prende tutta la droga che mi manda il cinese e me la passa 5 milioni al chilo più di quant'era la piazza a Palermo. Savoca chi la dava? Allora, Savoca ne dava un pochettino in Sicilia e l'altra la mandava in America. Il Michalizzi, e dopo lo volevo fare io, ne ha mandato un pochettino in America e dopo io per un certo periodo mi ero messo d'accordo con John Gambino e qua è intervenuto. Quindi andava tutta in America? Tutta in America, va bene. Va bene. Però quella di Piero Savoca ne vendeva pure qualche pochettino, diciamo, in Sicilia, ai grossi... Senti, allora, l'ultimo argomento, la Barbera, lei ce lo ha descritto stamattina, vorrei sapere per cortesia fino a quando lei ha avuto contatti con la Barbera, lo ha visto? Fino nell'82. Fino nell'82. Sì, signor. Con che frequenza lei incontrava la Barbera in quel periodo?
Ma guardi, dal 73 al 76 noi siamo, diciamo, a me mi arrestano dove abita... Quando era libero, diciamo. No, mi arrestano, diciamo, dove c'è la famiglia mafiosa di La Barbera, diciamo, di Zelillo. Nell'81-82 siamo più defilati, almeno loro sono più defilati, comunque io lo vedo, in cui ci sono delle dichiarazioni, dei riscontri che si sono fatti, mentre muore, diciamo, Stefano Bontade e Inzirillo, perché Stefano Bontade e Inzirillo muore con l'intervallo di 15 giorni. Io vado in permesso in quel frattempo e mi vedo con La Barbera e con Inzirillo, che Salvatore, che mi lamento perché, diciamo, il fratello di Inzirillo mi aveva pagato 2 kg di droga a $140,000, invece io sapevo che la pagavano a $160,000. Dopo ci siamo visti fino al mese di aprile, maggio. Aprile 82. Senta, lei ha fatto cenno, parlando dei suoi rapporti con il cinese che era senza soldi, che le ha dato il cartier, le ha dato la collana, il bracciale, eccetera. E il brillante, diciamo, nelle... Lei ricorda se La Barbera era solito, o se l'ha notato, se lo sa, portare dei girocolli, degli orologi vistosi d'oro? Ricorda qualcosa di queste... In quel periodo queste, diciamo, collane si usavano tutte, perché noi li chiamavamo di acquamarino, perché erano quasi bicolori, diciamo, erano grossi, e di dentro queste collane, le maglie erano, a volte erano azzurri, insomma, noi li chiamavamo ad acquamarino. E si usavano, insomma, per un certo periodo, fino all'82, 83, si usano questi collane grosse. Dopo, ora almeno vanno di moda di nuovo. Io mi riferisco sempre sì, sì, ma in quel periodo tutti abbiamo questi collane grosse, abbiamo, diciamo, i Cartier, i Rolex. Infatti molti mafiosi dopo si tolgono il vizio di portare i Rolex, perché esce un articolo nel giornale in cui dicono tutti i mafiosi si riconoscevano dei Rolex, quindi abbiamo cambiato. Se può dare un ultimissimo chiarimento, le è stata fatta una domanda, se lei aveva paura di essere ucciso, lei ha detto di sì, ma come altri avevano paura che lei le uccidesse, mi sta bene. Però lei ha usato una frase che al momento in cui stava per uscire da Teramo aveva timore. Può chiarire meglio? Da Teramo, dal carcere, no, non ricordo. No, ma forse bene. Io mi sono spiegato male. Ecco, cioè, vuole timore, chiarire questo punto. Nel senso, poteva avere una preoccupazione, non paura, perché io fin ho quando... Ho parlato di timore. Io fin quando, diciamo, vado all'ospedale Carreggi a Firenze e faccio le prime verbali con il giudice Vigna, io esco del carcere di Spoleto. Cioè, io non è che sono né in isolamento. Io ho soltanto, perché logicamente io stavo cercando di uscire, perché passavo, ci furono periodi che io passavo come ero matto, e dopo negli ultimi periodi come ero invalido, quindi camminavo con le stampelle, quindi io vado al Careggi, va bene, perché mi dovevano fare alcune, come si dice, alcune visite, tacche, risonanze magnetiche, e io esco del carcere di Spoleto, cioè della sezione in cui c'erano altri detenuti. Io non è, insomma, quindi io pensare che non aveva elementi concreti per ritenere che qualcuno stesse attentando alla sua vita in quel ma periodo. Ma guardi, signor giudice, non è, li lascia andare queste no, parole. Io chiedo, no, che dicono Fabbri, il discorso di Fabbri, che il signor Pippo Calò gentilmente ha chiarito che io, è vero quello che sta dicendo lui, che ci fu il signor Fabbri, ma se lei si legge la dichiarazione di Fabbri, c'è stato suo cugino, l'avvocato Inzirillo, va bene, che a Fabbri, cioè, l'ha fatto diventare un cretino, perché il signor Fabbri, che a me mi dispiace, lui diceva che era dei servizi segreti, e certamente è dei servizi segreti, però io sapevo che lui era del ministero. Franco Gasperini, e dopo io ho saputo, mentre ero in galera, quando è stato interrogato questo signor Fabbri, cioè il Franco Gasperini ci portava qualche informazione a questo Fabbri dei terroristi, questo Franco Gasperini, e questo Franco Gasperini lo dice al processo, non è vero che dice che io, anzi il signor Fabbri ha detto il Mutolo era un signore, non ha chiesto mai una lira.
però per coprire che si era comportato da imbecille, ha detto, però il mutolo mi aveva detto che era in possesso di un Mitra AK-47, che erano i primi Mitra in cui era stato ucciso Stefano Bontade, Inzerillo, ferito Contorno e l'omicidio del generale Carlo Abbetto della Chiesa. Questo signor Fabbe ha ritenuto portare questa novità, cioè per farmi apparire a me e al mio capo mandamento, Rosario Riccobono, come quelli che avevamo, diciamo, ucciso a queste persone, come persone che avevamo l'armeria della mafia, in cui c'è tutto un rapporto. C'è il processo verbale del generale Carlo Abbetto della Chiesa, che dopo l'hanno annullato, in cui si parlava di tutta questa dichiarazione che fa il signor Fabio. Perché Non mi interessava Fabio, mi interessava solo sapere se c'erano elementi concreti per cui lei... No, io ero, diciamo, preoccupato, ma era una preoccupazione che avevo io interiore, insomma era, come si dice, una rabbia, non lo so spiegare, non ma certamente beh, paura. Perché? Perché dopo la morte che viene del 1982 di Rosario Riccobono, e a me mi si dice: per te non è cambiato niente, io sono a Pisa, per te non è cambiato niente, anzi faccio rintracciare a Combachimmi che riprendiamo il traffico di droga, e dopo viene presa la nave. Solo che io dopo mi stupisco che dall'82 all'87, che io c'era la speranza che dovevo uscire a scadenza termine, che continuamente muoiono persone della mia famiglia mafiosa, e io mi lamento con personaggi che sono in galera, e fra i cui anche con il signor Calò, perché è vero, l'unica cosa che ha detto vero è quando io ci dico al signor Calò, ci dico, ma insomma io chiedo i soldi miei, io non capisco perché non me li debbono dare, dice perché ti occorre qualche cosa, ma è stata così a dire. Ma scusi, la domanda ha risposto alla domanda, cioè volevamo sapere solamente se aveva elementi concreti per cui lei ci ha detto di no, basta questo, non ci cioè deve, era una preoccupazione che avevo tutto. Io non ci deve spiegare che tutto. Preoccupazione che dopo no abbiamo preoccupazione capito. Che dopo io mi sono accettato abbiamo, che in qualche modo capito. Era vero, insomma, su queste prestazioni che ha richiesto la Corte deve intervenire qualcuno, prego. Una cosa riguardante tocca al pubblico ministero per primo? Certo. Dicevo, riguardo alla Barbera, soltanto un paio di cose. Lei ci ha detto di Inzerillo che era il capomandamento di Passo di Rigano. Dopo la sua morte chi è diventato capomandamento? Dopo la sua morte Buscemi Salvatore. Però ecco, io come ho spiegato... No, basta, solo questo. Senta, No, è per capire un po', perché è un fattore molto complesso. Lei deve complesso rispondere solamente alla domanda che le fa il pubblico ministero. Chi è succeduto? E lei ci ha detto il nome. Ecco, se il pubblico ministero può sapere qualcos'altro, glielo chiede, se no. Senta, Buscemi Salvatore, che lei sappia, nella fine degli anni 70, nel 79, aveva un'attività a Palermo. Sì, era un costruttore. Che lei sappia, Michelangelo La Barbera ha mai lavorato per Salvatore Buscemi, questa impresa di costruzioni? A parte che io devo dire onestamente, cioè non nel 79 perché non da quel momento, ma in principio quando io ho conosciuto, diciamo, alla Barbera, effettivamente qualche volta io lo vedevo vestito di muratore, cioè sporco di muratore, ma non perché andava a lavorare a muratore. Perché a volte Salvatore Inzerillo, a volte Pecorella, a volte lui, a volte suo zio, perché là sono tutti parenti, si facevano delle ville e quindi se la facevano loro, ma non è che andavano a lavorare. Cioè, anche perché il Buscemi era il consigliere, insomma, era il consigliere di... non poteva lavorare, cioè a giornata. Però se portano i libri, ma tanti altri mafiosi, diciamo, erano messi a carico, però non lavoravano, insomma. Va bene, grazie, un'altra domanda. Parte civile, difesa Calò. Volevo sapere, com'è che è uscito fuori il nome di Fabbri ora, dei servizi?
Che ne so, io l'ha detto il signor Calò, insomma, quando è venuto qua. Non ha fatto il nome. Già, non ha fatto il nome. Come? Ha fatto il nome sì. Il nome di Fabio non è uscito. E comunque, non l'ha è uscito, ma si riferiva a Fabio. Quando ha parlato che a Palermo... Si riferiva a Fabio, ma non l'ha fatto. E non l'ho nemmeno... fatto, io ho capito che invece che l'ha fatto, chiedo scusa. E lei nemmeno, l'ha tirato fuori ora dopo l'intervallo. Come mai? Ma guardi, non capisco questa sua domanda. Quando è venuto Calò e ha portato il discorso che io ero in contatto con i servizi segreti, un'altra bugia che dici spudoratamente da pochissimo tempo, no, che io ho indotto a mio nipote a collaborare, ma non è vero niente. Lei ha risposto alla domanda, ha detto... Non lo ha detto, però quando lui ha parlato, sentite, io ho pensato a Fabri. Sì, perché in tutti i processi mi si racconta questa cosa: Fabri, mio nipote, mio cognato. Fabri, mio nipote, mio cognato. Comunque mi faccio capire. Ogni processo c'è, anzi, ora hanno parlato poco. Comunque mi faccio capire: se la mafia avesse saputo che lei era in contatto con i servizi, un po' per. Un po' ma di guardi, timore, la mafia questo lo sapeva. Mi faccia finire. Un po' di timore per la sua vita l'avrebbe avuto o no? Ma per la mia vita no, perché Ricco Bono sapeva di questi contatti. Altre persone sapevano di questi contatti che io avevo con un personaggio importante di Roma nel Ministero, e ci sono i riscontri che io ho fatto documentare dall'avvocato Inserilli nel nostro processo, in cui la mamma di Ricco Bono, avendo il figlio latitante, non poteva essere che uno è latitante e presenta la domanda di grazia. Tutti della mafia potevano sapere queste cose. Ma no, ma scusi, tutti i personaggi importanti mafiosi, allora che avevano un contatto con un personaggio dello Stato, anzi era apprezzabile, anzi quando io ci chiedeva fatemi trovare 20 aragosti o due pesci di quelli speciali, li andavano a prendere a Mazara del Vallo per io salire da Roma, cioè non era una cosa che si è scoperto mentre c'era il massiprocesso. Logicamente lo strumentalizzano i mafiosi per buttare, diciamo, per denigrare il nome di Mutolo, per come si cercò allora di fare con Buscetta, con Contorno, con Ricco Bono, è una tattica purtroppo giustamente processuale. Ma non è che questo discorso è venuto fuori mentre c'era il processo, cioè io l'avevo fatto presente a Palermo, io ho conosciuto una persona a Roma, però non sapevo che era dei servizi segreti. Anche se lo sapevo, cioè a me non è che mi interessava niente, però io sapevo che era un personaggio del Ministero che si interessava per le domande di grazie. Questo in che anno? Nell'81. Due parole. Dica. Bugie, falsità non le dico perché ci sono i verbali nel processo, processo di Palermo. Dichiarazioni spontanee. Finiamo prima una cosa. L'ho detto, vabbè, ha detto che non posso dice fare il confronto con il signor Calosi. No, magari se possibile. Grande avvocato. Senta, come si chiama? Muto. Lei ha saputo che questo Fabri è stato processato qui a Perugia? Ma guardi, io posso essere sì, no? Sì, io perché leggo il giornale, è come una bella donna che diventa Miss Italia, io non so che quella donna diventa Miss Italia. Scusi, ma lei ha fatto una domanda semplice, ha saputo che l'ho è stato... L'ho saputo, sì, no? L'ho letto nel giornale, ma non mi ricordo quale giornale, in che circostanza. Ma d'accordo, non ma devi spiegare... Ma l'ho dichiarato anche io. Ma no, noi non lo sappiamo, non l'abbiamo mai che il famoso dire. Fabri che... Quello che è stato processato per falso, insomma... Perché dice famoso? Quel famoso, perché è famoso? Perché la gente, se lui era uno dei servizi segreti e portava le informazioni per come ha fatto con me, lo Stato ci aveva perso tutti i soldi in partenza, e quando uno gioca a zicchinetta e a paga di facce. Cioè, perché Fabri, io ammetto che ci sono servizi, investigazioni, ma a meno che si dica la verità. È come Calò che dice qua, io ho indotto a mio nipote di farlo collaborare. Ma sì, che doveva collaborare quel ragazzino? Ma quando lei era detenuto in qualche carcere d'Italia, in particolare a Roma, ha mai ricevuto la visita di Fabri? È venuto con questo Franco Gasperini perché sapevo che ero un personaggio del Ministero, e per farmi uscire, va bene, volevano 100 milioni ogni persona che usciva. Dopo, se li prendeva Scusi, Gasperini... Scusi, di quale Ministero?
Ma guardi, io non è che so i ministeri, io non li so ora, i ministeri pensa nell'81. Ma scusi, se lei sta a un carcere, viene un terzo estraneo, un borghese, un civile, e lei non si rende conto di quello. Non è che è venuto così come l'angelo San Gabriele, avvocato, no, io l'ho incontrato fuori, me l'ha fatto conoscere questo Franco Gasperini, io a Franco Gasperini ci ho fatto dei vagli perché era senza soldi, conosceva lei. Ci sono verbali in cui nel massimo processo io ho cercato di far apparire la verità, però io non è che sapevo. Comunque non sapeva di quale ministero fosse. No, era un impiegato del ministero. A Palermo sapevano che io avevo a questo Mario, ecco, a me mi stranezzò quando era Fabio. Invece io, nei verbali in cui io parlo, quando mi interroga il dottor Falcone, io parlo di un certo Mario. Sì, io conosco una persona gentile, educata. Mutolo. Mi stia a sentire, ma lei avrà escluso certamente che facesse parte del Ministero del Turismo e Spettacolo, tanto per capirci. Comunque, avvocato, la domanda gliel'ha fatta e lui ha risposto. Avvocato, il ministero è quando io le dico... Prego, faccia ancora domande se vuole. No, basta. Mi conferma comunque che l'ha visto fuori e l'ha visto anche dentro il carcere. No, io l'ho visto fuori... quando sono uscito prima il permesso. Io avevo capito che anche in carcere l'aveva... Sì, mi è venuto a trovare una volta a Cacciari di Teramo con Franco Gasperini, perché ci fu un periodo che il direttore di Teramo era andato in un carcere speciale, e un direttore che era al carcere di Ribibbia, un certo dottor La Barbera, veniva anche a Teramo, una brava persona, anzi mi portava i saluti di Luciano Liggio, io lo ricambiavo, quindi... Ma a Roma non è mai venuto a trovarla, a Roma? A Roma dove, scusi? Che ne so, a carcere di Roma, sarà... Ma io a carcere di Roma, a Fabio, io non l'ho visto mai, non è... Vabbè, non ho altro. Ora, un'altra novità è che io a Roma ci sono stato 2 giorni. La difesa di Andreotti, prego. Quando lei è stato tratto in arresto nel 1991, era già intervenuta la sua condanna nel maxi processo? Presidente, condanna è che grado? Scusa. Mi pare che le domande dovessero essere limitate all'oggetto delle domande che aveva fatto la Corte d'Assise. Infatti, c'era una cosa, no? Attesato, sì, esatto, no, può farla. Abbiamo chiesto anche noi questo. Mi pareva di no. Prego. Quindi lei, volevo sapere se quando lei è stato tratto in arresto nel 1991 era già intervenuta condanna a suo carico nel maxi processo, si ricorda per quanti anni e via dicendo. Oggi io ero stato condannato al maxi processo a 16 anni. La sentenza era definitiva? No, perché a 14 anni. A 14 anni, perché in corte d'appello poi sono diventati. Sì, signora. Sono diventati 14. Per quale motivo è stato tratto in arresto? Si trattava di un arresto in espiazione di questa condanna o per altri reati? Nel 91? No, io sono stato arrestato perché mi imputavano il traffico di droga. Ma durante il maxi processo lei era piede libero o era detenuto? Cioè, io sono stato arrestato nel 1982 per il maxi processo e sono uscito io nel 1988. Appunto, quindi durante la celebrazione del maxi processo. Quindi io sono uscito. Ovviamente si doveva fare l'appello dopo la Cassazione. Non ho capito lei cosa vuol sapere. No, abbiamo. Cioè, se la sentenza viene dopo nel 92, gennaio del 92, ovviamente quando mi arrestano io sono libero. Esatto. Quindi quando lei è stato arrestato per reati diversi da quelli per i quali è stato condannato nel maxi processo? Per un altro reato, certo. Per un altro reato. Quindi, a parte quello che poi lei confesserà e che verrà accertato, comunque intanto lei avrebbe dovuto scontare la condanna per il maxi processo, giusto? Sì, ma era un piccolo... Lei pensa che io sono stato dall'82 all'88 in galera,
per quindi avevo fatto quasi 6 anni e mezzo più la buona condotta, perché quelli che non avevano rapporti allora c'era la legge Guzzini, almeno sì, ne rimanevano 8 più l'esito del processo per il quale era stato arrestato, giusto? Sì, no, 8, di meno di 8 anni. Lasci stare, sulla carta, poi bisognava vedere se gliela riconoscevano tutti. Sulla carta lei aveva ascoltato. Vabbè, ma sulla carta sì. Lei può dire che mi davano anche la fucilazione, insomma, che c'è? Ma se ci sono le leggi non è che sono fatte a convenienza. Buona condotta e ti spetta questo. D'accordo, d'accordo. Va bene, quindi doveva scontare questo e in più era stato arrestato per altri reati. Per quali reati era stato tratto in arresto? L'ha detto droga, solo droga? Sì signore, solo droga. E per quale ipotesi di reato? Come si dice? Spaccio di droga, traffico di droga. Ma ho capito, per un grammo, 10 grammi, 100 kg, eroina. No, guarda, a me in tasca non me ne hanno trovato nemmeno un grammo. Ma l'accusa era che mi avevano trovato, diciamo, circa 1,2 kg di droga e si pensava che era mia. Era hashish, eroina, che cos'era? Eroina. Bene, grazie. Difesa di talori? Terminati? Sì, una domanda. Se non ho capito bene chiedo scusa. Lei, Mutolo, quando ha saputo che questo dottor Fabbri era un funzionario del SISDE? Guardi, io verso l'83, precisamente quando si pente un certo Gasperini, Franco Gasperini in Francia, in cui scrive al dottor Falcone e il dottor Falcone insomma fa l'indagine, perché questo Franco Gasperini ci dice pure che io ero in contatto con i servizi segreti, e quindi il dottor Falcone mi interroga sia per la droga, diciamo, che il Gasperini diceva che trasportava la droga per me, e sia per dire ma... E questo fra me, io ci ho detto, infatti io ci dico, no, guardi, se questo Mario che lei mi sta dicendo Fabri, se lei me lo porta a confronto e lui dice, e lui mi conferma quello che io allora ci dico il vero motivo per cui noi eravamo in contatto, perché era talmente apparentemente una persona seria e una persona buona, che io nemmeno ci ho voluto credere che lui avrebbe potuto dire una falsità, cioè, perché Pippo Calò lo sa se io ero in possesso di questi mitra o no nel 1981. Vabbè, adesso sta allargando, cioè, almeno potrebbe dire veramente una verità, a dire no, questi mitra le avevano soltanto pochissime persone. Vabbè, ma io le ho chiesto quando lei ha saputo che costui era un funzionario del SISDE, lei mi ha risposto lo ha saputo nell'83 quando, sì, perché il giudice Falcone mi manda a chiamare a Roma, mi interroga e... Perfetto. Senta, risponda lei... solo alla domanda, la prego. E lei quindi questa notizia l'ha comunicata ai suoi sodali, ai suoi no, compagni? No, ha capito male lei. Questa notizia io l'avevo comunicata nell'81, la prima volta che vado a Palermo. Tutto contento io le io dico. Io ho capito benissimo. No, lei non ha capito. Se mi fa ripetere la domanda, vuol dire che non l'ha capito. Io già l'avevo comunicato nell'81. No, vede che lei non capisce, mi scusi, perché lei nell'81 ha comunicato di questi rapporti con questo funzionario pensando che fosse uno del ministero, eccetera. Sì, io signor. Le dico la notizia che invece costui era un funzionario del SISDE, che lei apprende nell'83 dal giudice Falcone. Lei, dopo l'interrogatorio, la comunica ai suoi compagni, ai suoi complici? Ma che devo comunicare? Io ne parlavo così, per come si parla. Comunica, dice, sapete... Per come si parla è che una persona che conosce un coronello dei Carabinieri, scusi, per uno conoscere a un coronello dei Carabinieri, sì, per forse il confidente scusi, deve fare. Mi scusi, Mutolo, la domanda è... un guardiacaccia e poi le dicono prego, che un colonnello avvocato, dei Carabinieri, sennò qui non, la cosa cambia. Forse non la finiamo più, per favore. No, la domanda, no, appunto, no, non mi sembra che abbia risposto. La domanda era questa: precisa. Lei prima non sapeva che fosse un funzionario del SISDE e aveva parlato con i suoi compagni di una persona del ministero. Del ministero, ma scusi, quando ha saputo che era del SISDE, cioè dei servizi, ha
comunicato o no? Ci dica, sarà comunicato o no? Ma io non ho comunicato. Perché per me era una cosa normale. Basta. Insomma. Va bene, non l'ha comunicato. Grazie. E per la Barbera? Neanche. Abbiamo finito. Può andare, grazie. Grazie, buonasera, scusi. Buonasera. Allora l'udienza è rinviata al lunedì 3 marzo alle ore 9 e dobbiamo sentire Abatino, mi sembra. Va bene, noi lunedì scioglieremo anche la riserva per quei verbali. Lei verrà? Beh, comunque l'ordine di traduzione da lunedì in poi già c'è. Siccome è rinunziato.